Cucù. Belli miei, buonasera a tutti e ben ritrovati in questa nuova live. Questa devo mettere da parte perché sennò non si può. E ben ritrovati, ragazzi. Siamo tornati in live dopo una ventina di giorni scarsi. Per fare cosa? Ma c'è bisogno che ve lo dico. Cioè, ma ho la faccia di uno che ha bisogno di spiegare le cose. Non ce n'è bisogno. Guardate che spettacolo, ragazzi. Un prodotto per tipo di 151. Uno per tipo perché dobbiamo capire niente. Che voi capite un prodotto per tipo, non capisci niente. Ma quantomeno vediamo, nel mio caso specifico, qual è la più fortunata. E riapriamo un'altra ultra premium. Perché sì, perché ci avevo voglia, per forza. Che fanno, l'apri, perché ho voglia proprio di trovare un'altra, un pull su 16 pacchetti. Belli miei, allora, iniziamo a salutare che siete qua, siete tanti, siete sempre calorosi. Mi volete un bene pazzesco, io ve lo ricambio questo bene. A Luca ve lo ricambio con un grandissimo abbraccio, non mancate ragazzi, dall'1 al 3. E allora, c'è il Mario, il marione del mio... Mario, scusami un attimo perché si sta a morire di caldo qua nella stanza mia. Allora, voi dovete sapere che io sono costretto ancora il 13 ottobre accendere l'aria condizionata in Sicilia perché fa un caldo mostruoso. Non riesco a stare, non riesco. Ci saranno, non dico 30 gradi, ma 27-28 ancora non ce li leva nessuno. Non ce la faccio più, basta. Ma quant'è che mi metto la mia bella felpazza addosso? Perché non se ne può più. Fra l'altro il microfono è il gain bello sparato, quindi posso tenerlo anche lontano. Voi mi sentite bene? Ciao... Gemuri così a primo colpo. Bartolomeo Messina, ciao Sguise, sei un grande. Ciao amore mio, un bacione. Ciao Matteo, Davide Pirozzi, Ivan, Annalisa Battipaglia, Alessandro Bellucci, Cristian Ruggeri, Enza Cosenza. E fa rima, però mi piace sto nome. Gabriel Raffa, Marti, Iri e Frank, Stefano Mac. Oh Stefano, ciao bello mio, certo che mi ricordo di te. Sei un grande, grazie Marilena. Quindi ieri sera ho aperto il TB, ho trovato mio gold Venosaurus Sar, ma che bucio de cu. Mamma mia, ciao Gabriel Raffa. Andrea Pavani, no, da Drake 95, ragazzi, andate a seguire di corsa da Drake perché è un mostro del disegno, ha delle idee, fa delle cose fuori di testa. Quindi da Drake metti tu stesso il tuo link, perché io qua shout out, ma manco, qua c'è un burdello, la tastiera tipo là sotto. I Fantastici 3, ciao ragazzi. Penso che siete 3, i Fantastici 3. Lifion Lover, Sguini, che ho trovato Mewtwo, Viastro, Alternative Impact e Zetti, mi saluti. No, mi saluti era un altro, grande Lifion Lover. Davide Mascio, sì, ti ho salutato, ciao bello mio. Purice Daniel Costel, ciao tesoro. Sei grandi, ragazzi, ma siete troppo buoni. Siete voi dei grandi che siete tutti qua stasera con me per fare caciara. È la prima volta che mi saluti, Marti. E questa è la seconda botta di sangue. È il piccolo Tommy, mascotte ufficiale del canale di Sguin. Tommy, amore mio, un bacione grande. Ciao tesoro, come stai? Ciao Pokémondo. Cristian Ruggeri, ciao sei grandi, 100. 110 e lode, vai. I miei dicono le carte Pokémon sono soldi buttati, ma io le vorrei. Ivan, non sono soldi buttati. Nella vita l'importante è ogni cosa è saperla dosare. Quindi il giusto fa bene, il giusto è come il caffè, 3 caffè, 5 caffè al giorno, la tensione, la pressione ti arriva a 2000, no, uno va bene, fa stessa cosa. Ciascuno sei il top, grazie, da Manera 93, grazie di cuore. A Simple Corner io sono appena tornato da allenamento e sono già qua. La mia vita, Simple Corner, così, prendete esempio ragazzi, no, scusa, stasera su una cena, stasera faccio quello, ma mettili... Vai nel ristorante e dici Maxi Schermo che a partire dall'Italia no, c'era Live the Sguin e tutti un po' del risate, ragazzi. Sam, che vi stai già dicendo? Ti sei voluto, grazie mille, Lifion. Stasera il Charizard. Sì, ragazzi, allora stasera sono sicuro che troviamo il Charizard, ma veramente nell'Ultra Premium. Non lo so, c'ho sta sensazione interna, me lo sento. Sguin, ti amo, sono pure siciliano. Grande Gabriele, un bacione. Trovate già il DGX, mio padre dice che sono soldi sprecati. Pure tuo padre, ma troppi padri che dicono questi soldi sprecati. Allora, se tu vai da tuo padre e dici papà mi dai 200 euro per fare che per comprare carte Pokémon, ti do un ceffone, ti do. Ma se ti dici papà dammi 5 euro, mi voglio divertire un attimo, magari te li dà. Ho trovato il suo icono di Zente Regale, quando l'ho trovato sono esploso. Bello quello di Zente Regale, quello mi piace assai. Piacere dai 50.000 iscritti, ci è riuscito da Dio. E anche grazie a te e a tutti quelli come te che sono qui a supportarmi. Perché ricordatevi che un mi piace, anzi a proposito ragazzi, il mi piace era live. Così continuate proprio a scrivere tipo a satanate, vai. Cioè dovevo dirti che grazie a te ho iniziato a fare Master 751, la mia 751 la mia prima live. Grande, grande.
i miei genitori non dicono niente. Ecco, magari voi, cioè, tutti questi genitori che... con calma. Purtroppo oggi non può. Ciao Riccardo, buonasera, perché sono molto impegnato con lo studio. Ah, ragazzi, io continuo a leggervi, ma iniziamo a spacchettare, perché se non finiamo domani mattina. Simone Correnti, con l'abbonamento regalato. Ciao, tesoro mio. Ciao, Simone, quando rifarai shorts con Kevin? Ragazzi, non vi preoccupate, sono in programma. Allora, voi dovete capire una cosa, gli short con Kevin non sono qualcosa di... Diciamo che io posso scadenzare, no? E dici, guarda, esce ogni giorno tot, perché Kevin è un bambino. Quindi il bambino non è che ha sempre voglia, no? Devi trovare il momento in cui il bambino è ispirato e lo catturi, no? Quindi non è ogni giorno che il bambino è ispirato. Mi sa, sbussia, Kevin il Giga Chad. Insomma. Complimenti, 200k iscritti, grazie Luca. Snuff Nuff, come ti saluto? Snuff pare. Sniff Sniff pare. Ciao, bello mio, cosa si fa? Ragazzi, qua è cosa non si fa il problema. Perché si fa tutto, cosa non si fa lo devi andare a trovare. E allora, io direi di fare una cosa. Come audio credo che ci siamo. Va bene, un sottofondo un po' più alto, va bene così. Vediamo, lo alzo proprio un puntino, proprio da 1 a 2. Cioè, proprio per farvi capire. No, così già è troppo. Ma no, così già sto a morire. Così è troppo? Così va bene? È perfetto? Meraviglioso? Il sogno della vita? Va bene? Ok. È la mia prima live. Grande Saveria. Benvenuta allora. Sì, va bene. Che squadra tifi? Nessuna. Tricky! Il mio moderatore preferito. Che ne uno solo. Cioè, per forza lui doveva essere. Fra l'altro mi ha scritto. Yep. Vabbè, Tricky, dai. Io entro un attimo su Discord. Canale live. No, perché mo se entro mi fa quella cosa che non mi fa sentire l'audio. Madonna mia, queste cose non mi piacciono. Sì, perché devo andare qua a mettere il dispositivo di ingresso, l'ingresso e il microfono, il bottino di uscita, così. E infatti adesso funziona. Taggio fottuto Discord. Ragazzi, nuova parolacce, eh? Bippate. Allora, io direi di iniziare, non lo so, alla gazza. Chi è? Alex Diamond, Road to Diamond, tipo Minecraft, grande. Alex Triufo, tutti Alex vi chiamate qua. Benvenuto a te, un altro Alex, basta. Comunque, prima di andare, vuoi ricordare il like e il follow che ci vuoi arrivare a questi 300.000? Ma certo, Riccardo, certo che ci arriviamo. Se vuoi, sono un tuo fan, mi sono... Ciao, Tiziana Raffa. Ragazzi, iniziamo da questa. Ma, cioè, io sono veramente il solito... Non lo so neanche come definirmi. Dov'è il master set? Dov'è? Lo vedete? No. E dove le mettiamo ste carte? Me le infilo? Ah? Eh? No. Per forza, e lo devo prendere ogni volta. Nei video Mulscord, nei live Mulscord, non lo so. Proprio gosto i Masterset in maniera vergognosa. Non posso tenere neanche una carta Pokémon che mia sorella te le ruba. Ma viene Dyna, non lo so, se lo chiami può essere che viene. Chiamalo al telefono. Ragazzi, iniziamo dalla Kazam, però un po' di ordine, perché sennò non si capisce più niente. Ma troppo brutto. Basta, dove le metto le mani? Dove le metto? Ovviamente io avevo messo tutto sulla scrivania per fare scena, no? Prima iniziava e dicevo, madonna mia, quanto è roba apri questo. Cioè, la apro, però una a una, no? Che non è che... Ok, allora ragazzi, colleziona la Kazam, che fra l'altro non abbiamo aperto neanche in video ancora. Cosa molto molto grave, siamo indietro, non va. Attacca dalla panchina con la Kazam EX. Poi tutte queste strategie del gioco, massimo esperto del gioco di carte. Inganna l'avversario e gioca brutti scherzi, tipo Halloween, dolcetto scherzetto. Dopo che avrai fatto evolvere Abracadabra, questo fantastico Pokémon sfoggerà il valore del suo tipo psico. Sì, assolutamente, tutto molto chiaro, tutto molto chiaro, certo. Ok. Stefano, amore mio, sangue della vita mia. Sono su Discord, vita mia. Allora, io ho aperto due box e non ho trovato nulla. Male, non va, molto, molto, molto male. È forte Onyx nel competitive? Domandaci il covo di Wild o a Stefano. Stefano, come si chiama quello? Madonna mia, ma anche nomi mi vengono stasera. Allora, abbiamo Zoomettino. Ah, guardate che carino questo Alakazam EX che ha, non lo so, le braccia intrecciate, che sta facendo una... un sollevamento e una mano dimensionale, molto bello. Poi abbiamo il Kadabra, che è lo stesso che troviamo nel set regolare, solo che è Cosmolo. Galaxy Holo più che Cosmolo. E poi abbiamo
Abra, stessa cosa. Bellino. Queste carte già le conosciamo. Poi c'è qua il codicino, se lo volete riscattare. Ok. Questo lo buttiamo. E andiamo avanti. Quindi, mo il problema è tutta... Io, raga, ve lo giuro. Cioè, quando apri una collezione di Pokémon, te piange il cuore. Qua Greta Thunberg te sparerebbe di Pokémon Company. Non va. Tutta sta plastica. Ma che è sto schifo? Non va bene. Non va bene. Non va... Tu la metti. Che poi ti riempi una casa di plastica. 751 Rexpet, 100 su 100, alla grande. Ok, e sono i primi 4 pacchetti. No, stare condizionato non va bene. Non va bene, che poi io ho l'aria condizionata di gran festa. Voi non lo sapete, ma... Sì, sì. Pikachu, grazie, grazie del follow, benvenuto. No, mo la sparo tipo... Mo divento un pinguino. Andrea Mondin, grazie mille. Basta, metto un po' di... Vai. Allora, intanto una cosa che non mi piace è... Cosa che non mi piace? Il fatto che c'ho... Oh... Un po' di bianco, per favore. Illumina d'immenso. Come disse? Chi è che disse illumina d'immenso? Proprio disse così. Illumina d'immenso. È sfocato. Ragazzi, cosa vedete sfocato di preciso? Si vede no sfocato. Si vede, diciamo, poco luminoso. Potremmo aumentare un pochettino la luminosità. Che dite? Nah. Grazie mille per i 2,49, Trichi. Un cornuto sei. Buonasera. Ma guarda. Ah, Stefano. Bello mio. Un garetto. Bello mio. Mi sei mancato, mi sei mancato. Anche tu, Ste. Ma dove sei stato? Cioè, sembra prendere i tonni. Grazie ancora, Trichi, per i 2,49. Gente, come magari, sia la ragazza? Tutto bene comunque, Trichi, tutto bene. E che dicevi, Ste? Magari. Sempre a prendere i tonni. E invece? E invece il lavoro, sguè. Mamma mia, ho capito, a prendere le cozze stai. Sì. Lapras, Cubone, stai ci vuole. Vedi, stai, entri tu e io pullo. Ma che pullo però? Hai visto? Sì, ma che ma cosa me devo fare? C'è ma una vergogna. Serve? Serviva? Ma quando mai? Ma no. Quando mai? Ce l'ho tripla, non doppia, tripla. Però l'ho appena comprato. Ecco, hai visto che vergognoso che sei, eh? Spendi i soldi, basta che li aspettavi un attimo, era qua. Hai ragione. No, perdonami. Ragazzi, Stefano c'ha le mani bucate, si dicono dalle mie parti. Se non spende, non è lui. Andiamo avanti. Altra bustina. Quindi, primo pull di questa collezione. Guarda, le mettiamo qua. Le mettiamo senza sleeve perché ormai siamo, diciamo, forti, siamo grandi. Quindi non c'è bisogno di sleeve tanto. Figurati se si rovina. Comunque, caccia abbiamo visto... Pack. Sì, bravo. Sì, sicura. Guarda, proprio sono fermamente convinto di trovare il gold pack. Però devo sistemare un attimo perché non mi piace questa situazione. Quindi faccio così. Meglio? Raga, meglio, vero? Si vede più luminoso adesso. E posso aumentare ancora un po'. Ah, ok, perché se, essendo che c'è la carta dietro, fa questo effetto. Ok, va bene. Così è più luminoso, molto meglio. Allora, abbiamo Hypno. Grazie mille, Virginia, per il follow. Benvenuta. Ponyta Reverse, quindi niente God Pack. Dratini e Electrode. Comunque, dicevo... noi veniamo da set speciali belli consistenti, no? Zenith il regale. C'è divertimento assicurato quel set. Che ha avuto sta bustina? Guardala. Che ha avuto? C'è qua una carta completamente spostata rispetto alle altre. Sicuro che è rovinata. Vediamo, speriamo che il codice... Ma speriamo veramente nel gold pack. Però quello che dicevo prima, ragazzi, questo set è veramente difficile. Cioè, l'altro giorno abbiamo visto che il pull rate anche di una regular EX è tipo altissimo, cioè no, è bassissimo. Anche le regular EX non si trovano, è una cosa assurda. Hitmonlee Reverse e Caputo Absolo. Cioè tu spacchetti così, tutto gasato, tutto felice. E poi alla fine, dove sta? Dove sta il pull? Dove sta? Però questo, dobbiamo anche noi guardare il bicchiere mezzo pieno, Ste. Perché comunque ti fa rivalutare il set. Cioè, tu che oggi stai spendendo tot soldi per completarlo, un domani, essendo che non sono state sbustate tantissime carte e tutti lo vogliono, questo set dirà tante cose, dirà tante cose. Ma guarda, mi ricorda tanto Evoluzioni Etere. Mm-hmm. Perché era impossibile pullare lì. Sil, diciamo che siamo in ere diverse... Però c'è nel senso sì, ok. Diciamo il paragone. No, a livello di pull rate, sì. Non sì, di sì. Espansione. Ragazzi, sì, a livello di pull rate.
colleziona la Kazam e vi posso dire che ci è andata pure bene. Ci è andata pure bene. Leggi i messaggi, Sgue. Che succede, Tricky? Però leggi i messaggi, mi devi dire. Tu hai fatto la maglia e manco me l'hai regalata. Ma non ho fatto nessuna maglia, Tricky. Che maglia ho fatto? Vabbè, perché non entri in vocale, Tricky? Pensa che a me mancava Guidol. Davvero, Drake? Aspetta che te lo giro. Dov'è, bello mio, dov'è? Te lo mando con Wingull. Che io sono zona di mare, capito? Ci sono tanti Wingull qua. Dove sta? Dove sta Widol? Guarda, si è nascosto, non lo vedo più. Dopo lo recupero. Qui, prima collezione. Ma... Non lo so. Andiamo con l'altro. Andiamo con... con quella di Zapdos. Cioè, avete visto voi, no? Collezione di Lagazam. C'erano sempre 4 pacchetti, ma era molto più piccola. Questa invece ci sono sempre 4 pacchetti, però è più grande di quella. Perché, ragazzi, cioè, se non ci vedete, fatevi a fare una visita, perché non... c'è una carta molto più grande. Chiaro? E quindi, ovviamente, spardano più plastica, più carta, più tutto. Perché devono far entrare sta carta Jumbo, che soltanto Drake colleziona queste carte Jumbo. Perché, vero Drake, confermalo. Cioè, solo lui, ragazzi. Infatti, non lo so. Boh. Io faccio una scatola piena di cose e qua gliele mando. Al 3 pack delle TB. Al terzo pack delle TB c'è il God Pack. Guarda, Francesco Valenti, se è così, smezziamo. Cioè, perché. Cioè, non sei Gesù, non lo so. Andiamo avanti. Ok. Troviamo questa la Jumbo, che è praticamente identica a questa. A Zapdos, non so se ci avete fatto caso. Ovvio che ci avete fatto caso. Vabbè, qui ovviamente altra plastica, perché ci mancherebbe. A Zapdos hanno dato una grandissima importanza a sto giro. Cioè, Moltres e Articuno, non dico ghostati, ma quasi, perché hanno fatto due EX regular di Zapdos, che una è promo e una fa parte del set. Poi hanno fatto la full art di Zapdos e pure l'illustrazione speciale di Zapdos. Cioè, ora dico io, tutto sto bullismo verso Articuno e Moltres? Cioè, io non lo capisco. Qualcuno mi sa dare una spiegazione? Forse perché nel gioco è il primo che potresti incontrare dei tre, visto che la centrale elettrica è praticamente a due passi dalla palestra di Misty? Può essere che per questo? Non lo so, non lo so. Vediamo. Comunque, ragazzi, io ho un debole... Nah! Grazie mille, Pikachu, per l'abbonamento! Grazie di cuore, tesoro mio! Grazie davvero tanto, ragazzi. Per voi è solo un euro, ma per me è un supporto enorme. Quindi grazie, grazie, grazie davvero, Pikachu. Un bacione grande. Ciao, Cinzia Carignino. Ciao, bella mia. La maglia che ha adesso. Trighi, ma non è che le ho fatte per il pubblico. Cioè, non è che le ho fatte per voi. Ne ho fatta una a prova in un sito così a muzzo per me. Capito? Cioè, non è che sono maglie ufficiali di Sguini. Poi quelle, ovviamente, per te ci mancherebbe. A te proprio ad onore me te la do. Puoi venire a Moncalieri? Ma Moncalieri è vicino a Palermo, Ivan? Che non me lo ricordo. Ciao, Sam Leak! Ciao, tesoro mio! No! No! Pippo! Il ritorno di Pippo! Pippo, grandissimo! Ma perché noto due cose contemporanee? Che cosa ha fatto Pippo? Cioè, o c'è il programma buggato? Sì, sicuramente c'è il programma buggato io. Grazie mille, Pi! Per gli 11,99, ma perché devi entrare e donare così a botta secca 11,99? Non c'è bisogno. Pippo, te se vuole bene, ma un bene immenso, Pi. Grazie davvero. Tesoro mio, grazie davvero tanto. Ah, belli. È lui, il King moderatore. Allora, mettiamo qua da parte. Queste le mettiamo qua e vediamo un po' cosa esce di qua. Tutto bene, Semlicche, tutto bene. Ci stiamo... Non dico che ci stiamo divertendo, cioè mi sto divertendo più che altro con voi. Perché a spacchettare ultimamente è una vergogna, è una vergogna. E ripeto, ragazzi, dobbiamo essere da un lato felici che questo 51 sia così difficile, perché dall'altra parte è ambito da tantissimi collezionisti, tantissimi. E ci sono molti... Bacione, grazie ancora, è partito ora l'alert, perché ovviamente l'alert è tipo in ritardo, proprio ritardissimo. Però grazie di cuore davvero, Pi. Cioè, 11,99 sono qualcosa di incredibile, cioè ci vado a prendere... Ah, una pizza sicura. Zubat Gold. Hai cagato il cabo, Tricky Oreol. Comunque Tricky ci sta, hai cagato il cabo. Però peccato che non ha scritto, cioè che non è entrato su Discord a cagare il cabo, perché lui di solito fa così. Invece non lo so, stasera avrà altre cose per la testa. Sgue, qual è il tuo Pokémon preferito? Ragazzi, ogni volta una domanda che mi fate che
Che è difficile veramente rispondere a sta domanda. Cioè, ho tanti Pokémon preferiti. Quello preferito in eccellenza, cioè, non esiste. Ma vero te lo dico. Ne ho veramente tanti che mi piacciono. Uno di quelli che mi piace di più è Rayquaza. Poi c'è Blastoise, poi c'è Electabuzz. Electivire, che fighi. Pidgey, niente. Itemon Reverse, grazie a Sharo Jesus Bebes per il follow. Electrode raro. Ok, e fino a qua. E fino a qua. Non ci siamo persi niente. Non ci siamo persi niente. Mettiamo qua e si continua, ragazzi. Si continua, si continua. Quasi. A ruota libera. Mi saluti, mi chiamo Elisa. Ciao Elisa, benvenuta in live. Il mio è Lugia, poi Rayquaza. Anche Lugia è un bellissimo Pokémon. Anche Ho-Oh, cioè, anche Suicune, Raikou, Entei. Io veramente, cioè, c'è chi dice: guarda, il mio Pokémon preferito in assoluto è quello. Io non riesco, cioè, me ne piacciono veramente troppi. Ciao Matte PlayYT, ragazzi, vi raccomando, non spammate, perché già, esempio, esempio tu Matte, non spammare tutti questi mi saluti, perché i moderatori sono messi così. E quelli non è che fanno time out, quelli fanno ban, pam, per sempre, vita naturale durante. Ah, Alex e Lucario, ciao tesoro mio, buonasera. Abra, adesivo, energia, non lo so, una scarognata incredibile. Cioè, ma voi ci pensate? Ste, tu ci pensi all'inizio? Vabbè, io dico ste perché ce l'ho in cuffia, ovviamente dico tutti voi pure. Dico, ma voi ci pensate che nel primo video in assoluto che ho fatto sul canale, che ho aperto 4TB, mi è andata da Dio, ma non me ne sono reso conto. Mi è andata da Dio, ma non me ne sono reso conto, perché per me era il primo, no? È come quando tu, cioè, tu una cosa capisci quanto è importante quando la perdi. Cioè, la fortuna. Capisco quanto è importante sta fortuna ora che l'ho persa. Però poi non è che il problema è mio, il problema è proprio del set. Non essere negativo. No, assolutamente, sì. Matt the Kid, ciao Matteo, buonasera. Su quei miei collezioni Zapdos di Alakazam. Boh, cioè, è a sentimento, perché più o meno si equivalgono, capito? Cioè, hanno quattro pacchetti tutte e due. In una ci sono tre carte, nell'altra pure tre carte, però una è Jumbo e la no. Boh, io così a sentimento ti direi Alakazam. Però mi piace di più Zapdos, però perché è più piccolina. Guarda, è una cosa incredibile. Venonat, Vaporeon. Madonna ragazza, energie Holo. Le stanno usando come contrappeso per non far pesare i pacchetti. Perché queste energie Holo veramente escono dappertutto e a un certo punto non ti servono più a niente. Mi hai tolto i poteri sul disco? No. Ma non te ne ho mai tolti nella vita io. Ma tu perché a fianco hai un logo PlayStation? Non ti ho tolto niente, Trighe, fa tutte cose tu. Vieni su, spostami, perché mentre sono in live non riesco a fare burdelli qua. Non ho tolto mai nella vita io. Cioè, come ti... Io... Ma chi è logo PlayStation io? Aspetta che ti... No, non ci credo. Pippo! Ma la smetti di donare! Pi, davvero! Mi fai sentire in colpa così! Grazie, Pi, ma non c'è... Un bacione enorme! Ma non ce fa con chi so? Come devo fare? Aspetta, Trighi. Come faccio tipo a... Ruoli. Aspetta. Ok, vai. Vai. Entra ora, Trighi, entra ora. Entra ora a insultare Pippo, entra ora. Ma perché in alto c'ho solo Filippo Fanchin e c'ho una serie di donazioni infinite, tipo che abbia fatto 20 donazioni? Ok. Dammi i poteri e poi entriamo. C'è, Pippo, c'è proprio minacce. Cioè, tipo, se non ci do i poteri non entra. Ma è vergognoso sto ragazzo. Pronto! Ai. Grazie, Pi, davvero ancora. Troppo, Pi, troppo. Non c'è bisogno, Pi, non c'è bisogno. Farfetch. Ambrantino. Ciao, Bacione ancora. Oh, Trighi. Ciao Trighi mio! Ma che sono queste minacce, Bella. Ma che sono minacce? Godo Trighi. Zingaro pelato. Sì, Trighi, ma tu non ho capito perché non ti metti d'accordo e vieni a Luca Comics? No, tu. Come? No. Cioè, non me li merito 400 km? Di più che dovresti venire a casa nostra. Che vergognoso. Allora. Ma no, io sono portato! Io non vivo lì. Io non so manco... Manco perché io vivo a Luca. Ma che c'entra? Ma tu sei del nord, quindi il nord è tutto. Capito? Per noi ottimo. Che siamo del sud, cioè per noi il nord è tipo da Roma a salire già è tutto nord. Tutto. Sì, e da come noi per voi Italia non c'è più. Addirittura. Cioè, ma voi proprio una proprio drastica. Ragazzi, collezione completamente vuota. Quindi confermato Alakazam una gold, che è qua. Zapdos, proprio la fame. La fame... Ma la fame di quelle vere, proprio. Allora, poi io ho questa collezione con raccoglitore che avevo già aperto semplicemente perché mi serviva un altro album e quindi l'ho aperta, però poi l'album l'ho rimesso qua. Ok, e andiamo a prendere queste bustine.
Perché in pratica quest'album aveva un difettuccio, il primo che avevo aperto. E qui ho detto, no, aspetta, col difettuccio non lo faccio il master set, ma quando mai? Ho detto, apro l'altra, poi i pacchetti li apro dopo. Infatti così ho fatto. Eccoli qua, ragazzi, guardate che sono belli, tutti sistemati. Comunque, Moncalieri in Piemonte, a due passi da Palermo. Mamma mia, a due passi. Alla prossima, buoni pack. Ciao Davide, moscio? Mascio. Grazie Davide. Un bacione e alla prossima. C'è questo ma poi corretto non... che leggi. Ma te lo giuro, avevo letto moscio. Ma poi scusa, non è che uno può essere sempre alzabandiera, quindi ci sta. Nel senso, non è che mentre guarda la mia live... Cioè, quindi ci sta, nel senso, don't senza nulla. Ma ti piace Garchomp? Oh, cazzo, Garchomp, assolutamente sì, no, a parte gli scherzi mi piace. Se ti dono 500 euro, me li dai indietro. Ovvio, Tricky, ovvio. Per forza, guarda che non ti conviene, perché se tu mi dai 500 euro... Tu ne guadagni 200, non, ma non me ne arrivano, non mi arrivano 500 euro. Charmander, cioè, tipo, tu considera che Pippo fa la donazione, ma arriva tipo la metà. Senza scherzare, ma non capisco perché. No, Pippo è completamente proprio andato. Pippo se... te scioppo l'alzabandiera. Grazie anche Arcangelo Romano per l'abbonamento. Ma no, 23,99, Cristo! No, così, cioè io più gli dico non donare, più dona. Allora gli dico dona e non dona più. Che devo fare? Grazie mille di nuovo anche Arcangelo Romano, grazie di cuore, tesoro mio. Cioè, ma c'è quello così, proprio... che cosa c'è? La tredicesima? Ma ancora a dicembre deve arrivare. Grazie di cuore, ma perché mi deve... Io non lo so perché deve fare così sto ragazzo. Veramente, non lo so. Parasect? Io non scrive tipo che amo polizia, secondo te. Ma perché parli tipo mercedesi albanesi? Per favore, Trighi, parla giusto. Sì! Sì, Charmeleon! Ne andiamo! Illustrazione! Questa ci manca! Eh sì, cavolo! Eh sì! Vedi? E spunta anche il Charizard! Grazie ancora! Grazie davvero, Pi! Cioè, veramente, 23,99, 11,99... Cioè, 50 euro ti sono volati così! Un supporto stratosferico! Grazie davvero! Grazie! Stefano, perché tu conosci questo essere energumeno? Te chopo l'alzabandiera e il visage souriant avec une larme. Cioè, io me li chiamo su Discord e confabulano contro di me. Cioè, l'ho conosciuto così. Stortimer. Comunque, ragazzi, inizia bene sta collezione, eh? Io faccio finta che non li sento, no, perché già mi annoiato. Bella, questo Charmeleon non mi dice. Piace. Cosa non si dice? Che inizia faccio bene. Finta che non li sento? Non si no. Dice cosa? Ciao. Che inizia bene la collezione. Chi è che saluta? Ah, non lo so. È entrato qualcuno? Non penso si possa leggere in live, se sono sincero. No, tanto non lo vede, non lo vede. Arcangelo, il God fra quanto lo apri? E il God Pack abbiamo detto che è il terzo pacchetto dell'ETB. Tra un poco, tra un poco ci arriviamo. Comunque, allora, stasera, ragazzi, se facciamo i conti, ragazzi, qualcuno bravo in matematica. 4 pacchetti alla Kazam, 4 pacchetti Zapdos e sono 8. Poi Trighi conta 4 pacchetti raccoglitore e sono 12. 3 pacchetti poster e sono 15. Poi abbiamo 9 pacchetti TB e sono 24. 16 pacchetti ultra premium e sono 40. 2 pacchetti mini tin e sono 42. Ragazzi, 42 pacchetti questa sera e siamo a 30. Boh, al decimo, ragazzi, siamo al decimo. Quindi questa sera, questa notte è giovane, molto giovane, come a Stefano, ragazzi. Stefano, lo dovreste vedere. Stefano, tu sei single? Per ora quasi sì. Quasi. Donne all'ascolto, preparatevi. Sono un po' in conflitto. Perché c'è un napoletano. Ragazzi, che se io fossi femmina, madonna, ma faccio spugnare. Mi dissocio, ovviamente, però proprio è... Un napoletano come si detto, deve... Io sono giovane, perché tu quanti anni hai, Squee? Io sono vecchio. Vecchissimo. Quanti anni hai? Qual è vecchissimo, stai. Io 42, sono del 95, tipo. Del 95 sono. 95. Non siamo coetanei. Tu sei 96. 97. Ma io sono vecchio dentro, stai. Non lo vedi? Beedrill. Immagina. Tipo ma del 2000. No. Golem EX Full Art. Sì. Ragazzi, si gode come se fosse un Charizard. Perché ci manca? E ricordatevi che poteva essere pure una carta da 2 euro. Ma se ci manca, si gode. Ah, mamma mia, collezione con raccoglitore e regala emozioni. Sempre quella.
C'è un pacchetto dopo l'altro, dopo un altro. Incredibile. Parli come un serpente? Che... Cioè, non so, che è tipo la lingua biforcuta. Che significa parli come un serpente? Ma ce l'ha con me o ce l'ha con Stefano? Non con ti permettere. Te. Con me. Con sì. me. Ma... non mi permetterebbe mai. Con non ti permetterebbe mai di insultare a Stefano. Non sia mai, eh? Cioè, quindi io quando vado. Fai il look... Allora, ragazzi, Luca Comics... Luca Comics, ve lo faccio vedere proprio velocemente. Molto, molto, molto velocemente. Okay. Andiamo, Trichi. Allora, vado. Ragazzi, intanto vabbè, il Federic lo sapete. Codice sconto. Paghi tu, sì. Ragazzi, ma me la fate fare una sponsorizzazione giusta a Federic? Allora, codice sconto Sguain e Valera. Ma perché i peluche? Cioè, nel senso, ci sono pure i peluche. Però noi ovviamente clicchiamo qui. Ricordate che il codice vale su tutti i prodotti che non sono scontati. Su quelli sconto ovviamente non vale, però potete fare un carrello misto, alcuni sconto e alcuni no, e lo mettete lo stesso. Se non avete niente completamente da comprare, non in sconto, e volete comunque la mia carta autografata così come simbolo dell'amore che c'è tra di noi, aggiungete anche una cosa di 2 euro, tipo il pacco di sleeve, io di solito, diciamo, consiglio, perché le sleeve servono sempre. E vi comprate quello che volete. Ok, però non era questo il focus. Un attimo, eh. Allora, il focus era andare a vedere... Un attimo... Andare a vedere le giornate del Luca Comics, che sono scritte esattamente qui. Allora, sezione community. Dov'è? Eccola qua. Che cade Luca qua? F, ok. Allora, ragazzi, sezione community del mio canale. Ma la trovate anche tipo nelle storie di Fede. Dov'è? No, non lo so, io perdo i tasti. Ok. E voilà. Ragazzi miei, eccoci qua. In pratica è l'1 novembre dalle 11.30 alle 18. Quando ci sono io ovviamente vi sto dicendo. Il 2 novembre dalle 9.30 alle 18 e il 3 novembre dalle 9.30 alle 16, perché poi me ne vado. Quindi proprio deadline, dici, guarda, considerate che l'1 è festa, quindi c'è, cavolo. Che poi è una settimana molto particolare, perché in pratica, se non vado errato, si può fare ponte. Cioè l'1 è festa, che giorno è, Ste? Tu che sei il calendario. Non è mercoledì. L'1 è mercoledì, raga, quindi non lo fai sto ponte? No, non lo so, aspetta, adesso te lo dico. Ma perché? Allora vediamo, ora vediamo. Disinformazione. Sì, l'1 è mercoledì. Mercoledì, raga, quindi fate mercoledì. Giovedì e venerdì che andate a scuola, ma qua... No, ci andate, ragazzi, se avete a scuola andateci. Ma credo che faccia il ponte, dai. Per forza. Giovedì, venerdì, tiri tutto, sabato, domenica. Quindi, raga, bisogna venire, bisogna. Cioè, è proprio... Cioè, sarebbe una vergogna non farlo. Cioè, no, vabbè, vuoi un attimo togliere chi sta carta a Pippo, per favore, Trichi? Cioè, perché è una cosa incredibile. Cioè, Pippo... Mi ispirava. Cioè, ma... Mi ispirava. Pippo, ma sei tu? Eh sì. Oh, Pippo! Sono dentro. Pippo, sei dentro? Senza accorto, sì. Pippo, no, io non ti ho sentito che sei dentro, Pippo. Mi ha salutato pure. E dice, avevo... che mi sta salvando. Pippo, ancora un 19. Ma come ci fa con te, Pippo? Buonasera, tesoro mio, come stai? Buonasera. Come stai? Abbastanza asciutto, direi, dopo tutte queste donazioni. Come stai? Ora sì, bene, bene, dai. Bene. Svuotato. Adesso bene, dice, adesso che mi sono svuotato... Mi sento soddisfatto, sì. E mi sento più leggero, riesco a correre meglio, giusto? Esattamente, esattamente. Cioè, portavo un peso prima, dietro, adesso troppo pesanti, troppo... Ma hai letto queste monete su Discord? No, non devi leggerlo. No, Pippo! Non devi leggerlo. Mamma mia, se mi scappa per sbaglio di mettere monitor con la live, qua implodiamo. Cioè, proprio a tempo zero, canale di Sguain dice 200.000 iscritti, di colpo sparisce così, pum, dov'è? Tipo, me ne sono reso conto dopo, è quello il problema. No, vabbè, tranquillo, tanto non lo faccio vedere. Ragazzi, vi raccomando, il mi piace se non l'avete fatto. Dov'è Kevin? Ragazzi, ma Kevin... ovviamente arriva ora l'alert, ogni volta mi spavento. Pippo, tagli 1.000 euro da parte di tutti. Allora, cioè, ragazzi, siete spietati, ragazzi, siete spietati. Ciao, ti adoro. Ho un limite la mia carta, mi dispiace. Se no, lo facevo molto volentieri. Raga, impressionante, impressionante! C'è sta collezione, un pacchetto su uno pool. Un pacchetto su uno pool. Che spettacolo! Venusaur, guarda, dietro, bello. Dietro, basta, raga, basta. Raga. Impressionante sta collezione. Raga, ultimo pacchetto, andiamo a mettere carte nel Master Set, perché c'ho proprio... una sensazione di goduria proprio, che è una cosa incredibile. L'ultimo, cioè, vi immaginate pure pieno questo? Madonna mia. Cioè, se questo è God Pack, questa è la collezione della vita. O se qua c'è il Charizard. Allora, Electabuzz, Koffing,
Tangela o Tanghela, Stefano? Tu che dici etere? Come si pronuncia? Tangela o Tanghela? Perché io non lo so, eh? Tangela. Sono sincero. Tangela, ok. E se lo leggi all'italiana? In realtà Tangela. Ok, e quindi tipo è Angela, no? Esatto. Tipo T sta per tua, tipo Tangela, la tua Angela. Vabbè. La tua Angela, sì. Vecchio domo fossile? No, ragazzi, non ci posso credere che è senza pull questo pacchetto. No, no, è una vergogna, sta collezione è proprio orribile. No, non ci credo, l'ultimo senza pull. Non l'accetto, non l'accetto. Allora, a questo punto andiamo a mettere molto velocemente... Falcialo. Come? Falcialo, se non l'accetto. Ragazzi, ma ha una lingua tutta sua, Pippo, ma che dice? Non so, non lo capisco neanche io certe volte. È una cosa incredibile, non si capisce cosa vuole dire sto ragazzo. Ah, sei tu, ci sei a Lucca, no? Io sì, forse vengo il 2. E Pippo, tu ci sei ovviamente, no? Ti porti a Trighi. Ovvio, gli pago anche il biglietto pur di farlo venire. Cioè, Trighi, non fa molto di fame, fai pagare a lui, eh? Vabbè, tanto ormai. Sono allora, ragazzi, se venite tutte e due... Vabbè, poi ve lo dico, poi ve lo dico. Andiamo avanti. Merda. Spoiler. Spoiler. Dai, devo andare a lavorare io il 2, eh. Sappi. Spoiler. Fai a meno. No. Facciamo così. Andiamo avanti. Sto praticamente, ragazzi, se non l'avete capito, se non l'aveste capito, perché noi qua l'italiano ci teniamo, vero, vero Stefano? L'italiano noi ci teniamo. Sempre. Se non l'aveste capito, sto raccogliendo tutte le carte olografiche e reverse. Ricordatevi che reverse si chiamano anche olografiche, ma è holo reverse, ok? Ragazzi, questi sono dei piccoli tecnicismi inutili per quelli vecchi, perché lo sanno, ma per quelli nuovi sono fondamentali. Fondamentali, perché mi rendo conto che molti sforniamo video, ma chi è neofita, diciamo che fa un po' di difficoltà a capire certe dinamiche del hobby, della passione, di questa passione che ci sta facendo diventare poveri per sempre. No, scherziamo. Cioè, ragazzi, è più povero Pippo a quanto mi dona che non io a comprare le carte, ve lo assicuro. Allora, ogni mese mi tengo i soldi a parte per donarli a scuola. Basta. Ok, ma perché saltavo le holo? Ah vabbè, le holo sicuramente le ho saltate perché non me ne manca neanche una. Ok, ok, qui abbiamo i pull. Le sleeve, dove sono le sleeve? Le sleeve sono qua. Ragazzi, che bello, una rimpatriata dopo un sacco di tempo. Abbiamo a Pippo, abbiamo a Stefano, abbiamo a Trick. E JPEG dov'è? Sto infame. Che bello, non c'è. JPEG. Non c'è. JPEG è entrato qualcuno. No, no, e Nick dov'è? E Josu dov'è? Vergognosi, spariscono così. Così, perché l'amicizia è convenienza, vero? No, ragazzi, no, ovviamente no, scherzo, ragazzi, ovviamente scherzo. Guarda, no, guarda che ti sento, attenzione. No! Eccolo, hai visto? Ma lo vedi? Io lo sapevo che era qua. Mio fratello JPEG, amore mio. Io lo sapevo che tu eri qua. Sono allora passato per un saluto. È giusto, giusto, è giusto, giusto, è giusto, giusto, ne sparlavo. Ma è incredibile, JPEG, hai proprio una, non lo so, ma hai visto? Cioè, ti sento. Perché tu sei onnipresente, JPEG. Vabbè, allora, tu ci sei a Lucca, ovviamente, tu sei lì a due passi a Milano. Cioè, Lucca e Milano praticamente a due passi, no? Vicinissimi. Ovvio, cioè, tu vieni a piedi, tipo, no? Ma quello è Lucca Comics. Oh. Dall'1 al 5. In bici. Dall'1 al 5. Novembre. In bici. Sì, sì, dall'1 al 5. Sono scusa, a Roma, però. Come sei a Roma? Sì. Giusto, giusto. Cioè, tu, cioè, quando io te butto in fiera, tu te ne vai a Roma. Boh. Vabbè, mo vediamo, dai. Male. Io veramente, cioè, io non lo so, veramente, cioè, uno va in fiera, cosa. Uno si aspetta. JPEG, ma se io volessi una foto in PDF? Perché te ne esci con queste frasi melodiche? Ma cosa mi interessa? Ci ho messo qualche secondo per capirlo. Vabbè. Cioè, beh, ragazzi, di una tristezza infinita. Infinita. No, mi sa che non gli pago il biglietto. Ma una cosa imbarazzante. una cosa imbarazzante. Allora, qui dobbiamo fare una cosa. Adesso vi insegno una cosa, ragazzi. Se vedete scuro, si va in fotocamera e si fa così. Ah? Il vostro screen, veramente. Io dovessi essere un fotografo. Si vede meglio di prima? No, tu? Sì. Come no, tu? Si vede meglio? Sì, sì, dai. Sì. Più luminoso. Allora, andiamo avanti. Vabbè, ragazzi, io vi saluto che devo scappare. Vi auguro un bel trio degli starter alternative. Eh? Grazie mille, sei veramente un tesoro, JPEG. La mia vita, altro ciao io a tutti. No. Buonasera. Ciao JPEG. Ciao. Un bacione. Allora, Pippo, grandissimo esperto di Master Set. Allora, noi dobbiamo andare a mettere. Intanto guardiamo le reverse, quale ci manca.
Però facciamo così, raga. Cioè, al volo le ordiniamo, tipo 81, 86, 152, onde evitare di girare continuamente le pagine. 84, 63. Vi faccio vedere anche mentre come faccio io dopo che finisco gli spacchettamenti, quando non mi vedete, sistemare le reverse nel video, perché sono sicuro che vi sparereste negli zebedei a vedermi fare così. Quindi taglio sti pezzi. Facciamo così, 66, 26, ma tutto con 6 finisce. Questo è un segno, perché oggi è mercoledì, no, mercoledì, venerdì 13 oggi è. Pippo, che significa venerdì 13? È porta sfiga, quindi è strana la cosa, visto che abbiamo trovato abbastanza roba. No. E infatti, per ora sì. Però dicevo, cioè leggevo che praticamente il 13 in Italia è un numero fortunato, però siccome ci siamo americanizzati con la globalization, sì, e quindi sì, in pratica ci sembra sfortunato, ma in realtà non dovrebbe esserlo. In realtà no. Ma c'è, ma quante doppie c'ho? Itmo lì sono quasi sicuro che mi manca. Chi è che dice le parolacce? Ah? Chi è che dice le parolacce? Cioè, Nicola. Pippo mi dona e aumenta il mio reddito, e Tricky me lo demonetizza il video. Vedi? Vedi? È una vergogna. Papà, tutte e due cugini, tutte e due cugini in contrappeso sono messi. Allora, tu estremamente bilanciato. E sai cos'è il contrappeso? Cos'è che l'hai studiato? Il contrappeso sono i mezzi vedei, che quella a destra è più grosso di quella a sinistra. Ecco. È così, sempre. Vabbè, fai finta che fosse il contrappasso. Cos'è il contrappasso? La legge del contrappasso. E Tricky, questo fatelo dire da Stefano, che ho delegato a lui per le risposte stupide. Stefano, vai tu. Cultura generale, per favore, ti prego. Ragazzi, sta live sta diventando una cacciara completa. Il passo prima del passo. Ecco, un altro di niente qua abbiamo. Allora. L'inferno, di Dante Alighieri. Allora, ragazzi, ma c'è, cioè, ma scherzate, esatto. L'inferno di Dante Alighieri non lo conoscete? L'inferno, l'inferno, avevo capito l'inverno io. L'inverno. Siccome si avvicina, ho detto, vabbè, l'inverno di Dante Alighieri, siamo a tema. Allora, ma il bello è che c'è qualcuno che ci crede che sia, tipo, ignorante a sti livelli, quindi lo faccio apposta. Raichu, ce l'abbiamo. Vulpix. Comunque, secondo me c'hai tipo 82 bot nella tua live, sappi. Oh, vai il plum, vai il plum. Scrivo solo mi saluti. Allora, ragazzi, è normale scrivere mi saluti. Mi saluti. Perché voi... Stefano, vuoi essere salutato? Ciao, Stefano. Ciao, Tricky. No, dai, ragazzi, smettiamola. Allora, Sguay, dai, salutami, please. Ciao, Michele Paolo Troianello. Ciao, tesoro mio. Ma perché ridi per un cognome? Che c'è di male? Ma io non ho riso per quello. Come pacchetti scalette violette, sfusi in edicola. No, no, Lorenzo Della Rocca, non te lo consiglio. Scalette violetto base per ora è un periodaccio per questo set. Lasciatelo stare, ragazzi. Ma poi sfusi, no, ragazzi, no. Non scherziamo, eh. Abra ce l'abbiamo. Addirittura ne abbiamo due. Machop ce l'abbiamo. Ponita ce l'abbiamo. Magnemite ce l'abbiamo. Doduo ce l'abbiamo, Sil ce l'abbiamo, Shelder ce l'abbiamo. Ok, Itmolly dovrebbe mancare, vediamo. Eccolo, Itmolly. Ciao Stefano Verdezza, ciao tesoro. Ehi, fammi vedere per coglionire. Ciao, ma questo veramente, ma non lo fa apposta. No, ma il fatto è bello, tu non hai visto anche i Tricky. Mi saluti. Mi saluti senza dire il mio nome. Ciao. Tricky! Ecco Tricky. Ragazzi, siete veramente, siete proprio da manicomio. Sider mi manca. Allora, io spero che quella fetta di spettatori in live che ama questo stile che io adoro, così tipo a cacciara, che si scherza, si ride, apprezzi questa live. L'altra fetta, sappiate che vi voglio bene lo stesso. Quindi ci sarà spazio per... Scrivetelo in chat se l'apprezzate. Esatto. Ciao. Oh, Alvarez e Noah. Ciao, bellissimi. Ci siamo ancora finiti adesso di lavorare. Grande Alvarez, proprio stacanovista, doc. Mi mancano 80 carte per fine master, per spese 100 euro. Porca puttana. Eh no, vai di singole, hai speso veramente tanto. Fermati. C'è Christian Joy che scrive salutami, con l'imperativo. Addirittura non mi saluti. Ciao Christian Joy! Ti saluto! Con l'imperatore. No, non sembra nessuno. Non sembra nessuno, ragazzi, smettiamolo di dire chi sembra. Nessuna persona con la mano destra alzata, nessuna. Eccolo, ragazzi, eccolo.
No, Trighi, no, vabbè, veramente incredibile. Ma cosa c'entro io? No, questo ragazzo è incredibile. Allora, dove sto mettendo? Ragazzi, Charmeleon, riguardiamolo. Quanto è bello lui! L'andiamo a mettere qui. Fra l'altro, voi non lo sapete, ma l'avevo ordinato Charmeleon perché l'ho trovato a 10 euro spedito. Ma come si fa? 10 euro spedito Charmeleon. Quindi, alla fine, quando mi arriverà, ce l'avrò doppio. No, sti cavoli. Allora. Quindi, ci hai scammato. Ha già scammato cosa? Ma non c'è tipo un modo quando mi abbasso per... Ok, a posto. E l'altra carta che è il nostro golem, che è la numero 189 di 165. Ragazzi, vi giuro che è uno dei miei Pokémon di prima gen che quando ero piccolo mi piaceva di più. Veramente tanto amore per golem. 86, 87, 88 e 89. E va comunque proprio c'è qui. Serena che scrive, ciao, mi chiamo Filippo. Serena scrive, ciao, mi chiamo Filippo. Sì. Ciao Filippo. Guarda, mi ha rubato il nome. Wigglytuff no, rosa. Ok, quindi per ora... Serena di Lisani scrive, salutami, pezzo di cazzo. Allora, uno, due... Raga, anche questi di qua però dobbiamo mettere... Dai, ragazzi, ma siete Madonna, ma come faccio a mettere una carta del genere in un Master Set? Guardate qua. Faccio un attimo uno zoom, cioè per farvi capire la vergognosità di certe collezioni. Cioè, non è proprio evidentissimo, ma guarda, si vede, madonna. Si vede, no? Questa qua no. Anche perché ne ho altre poi che apriremo. Quindi no, questa non la metto. Questa sì. E no, questa Martino, che cos'è? Martino no. Madonna. Ma chi è Martino Bad Smeraldi? Match. Chi è Martino? Allora, raga, voi se vedete cose bannabili, ovviamente, nel senso... Cioè, procedete, non ve lo devo dire. No, però no. Se vedete cose normali... Ok, il time out di 600 secondi te lo prendi tutto. Che vergogna, che è successo? Che è successo? Non andare a vederlo. È la stessa roba del mio nome, praticamente. Ah, no, no, vai, ban proprio instant. Ah, ok, Sì, sì, è la stessa cosa del tuo nome, per forza. Allora, qui ho messo tipo una serie di carte qui così un po'... perché dovrei spostare l'energia e mettere... Cioè, dovrei mettere l'energia qua e le promo dall'altra parte, perché tutte le promo in una pagina non ci entrano, quindi è un lavoro che faremo dopo, dai. Magari alle promo ci arriviamo in un secondo momento. Magari ci fermiamo su questa pagina di qua. Che dite? Questi li mettiamo di lato, fra i pool da sistemare, li sistemiamo dopo. Noi torniamo in cima alla classifica. Cioè, qua in cima, come si chiama? Ok, perfetto. Ragazzi, vi raccomando, se non l'avete fatto, ovviamente, il nostro Pippo vi inviterà a fare un'azione molto semplice, ovvero il mi piace. Vai Pippo, convincili. Mettete mi piace, se no dono altri 50 euro. Cioè, ma non lo fanno allora, non lo fanno, okay. Tu devi dire... Ma al contrario puoi dire, se arriviamo a X mi piace dono X euro. Ma oh, se sì. Tu dici... Vai Stefano, provaci tu, vediamo se Stefano riesce. Ragazzi, mettete il mi piace, se no non troverete nulla nei vostri prossimi pacchetti. Che vergogna ragazzi, ci vi rendete conto? Senza il mi piace, senza pull, non va bene, non va bene. Stefano, un pelino forse un po' più convincente, magari chi è che crede... diciamo che chi è scaramantico lo fa. Cioè, io mi ricordo che quando ero piccolo ero un sacco scaramantico, tipo, se non fai così non succede, se... Hai presente, no, quelli video che... Cioè, raga, vi giuro, ho un odio profondo verso quelli che nel video dicono se non fai questo, bocci a scuola. Se non fai questo, vieni rimandato. Madonna mia! Cioè, mettere in soggezione così le persone! Non li so... in testa il tiro. Ma veramente, un pacco di tovaglioli in testa, ti tiro, vergogna! Grazie mille, gamer. Raga, non si... Con cattiveria bisogna... Cioè, guarda, è un tutt'uno. Federic l'ha trovato nel God Pack. Ma che cosa, il pacco di tovaglioli? Non sto seguendo più. Che cosa ha trovato nel God Pack? Dai. Dina e Kevin. Ragazzi, come ti fate a capire che Dina e Kevin? Ma siete veramente dei geni. Incredibile. Ma che sei una papera? Cos'è? Ok, continuiamo? No, raga, ma... Trighi, basta questi effetti acustici sonori, sei un musicista. Sono stato io. Un musicista. No, no. No, no. Pippo, mi posso immaginare mai uno come Pippo che fa queste cose? Sì, per fare finta che sei tu. Non lo posso immaginare, ma non credo che sia il caso. Ma che hanno sti pacchetti? Ok, vabbè, le promo queste mettiamo tutte cose da parte. Raga, ve le faccio vedere velocemente, ma le conoscete meglio di me ste promo. Sono bellissime. Sono bellissime. E comunque stavo notando che sul Federic Store il prodotto... Abbiamo le papere stasera. Stiamo notando che sul Federic Store non... Cioè,
L'unico prodotto che è finito sono i... come si chiamano? I mini box. Sarebbero i booster bundle, quelli con sei bustine. Sono completamente sold out. Fede, come a fa? Fai un carico, dai. Che quelli sono belli. No. Merda. Alvarez, ma muro tu ti sei messo stasera con le donazioni. Ma grazie di cuore per 10 euro tesoro mio. Troppo troppo buono. Davvero grazie di cuore. Arcangelo Romano, il centrale è quello giusto. Vediamo Arcangelo se il centrale è quello giusto. Io ci spero. Uè. Federic. Oh. Però mi scrive: festeggia insieme a De Alvarez il suo primo super sticker. Devo donare un altro super sticker qua, mi dice. Che significa? Bisogna shoppare. No, non devi shoppare. Che devi shoppare? C'è scritto qua? No. No, c'è scritto festeggia insieme a lui il suo primo super sticker. Ah, ok. Quindi okay. Un bacione, no. Alvarez e anche a Noah. Grazie mille, ragazzi. Grazie mille davvero, troppo buoni, ragazzi. 10 euro sono tantissimi, grazie davvero. Bravo, bravo. Altra pizza, sbaglio due pizze, si magna. Guardasi qua. Cioè, vabbè, uno scherza capizza, ma sappiate che tutto ciò che è lo investo sul canale, guardate qua. AirPods nuove. Perché? Perché in live... Vero, terza generazione. Perché in live ci avete fatto caso la volta scorsa come sembra che si scaricavano? E quindi dovevo prendere le cuffie col filo. Cuffie col filo? Madonna, non mi fa gesti. Basta cuffie col filo, basta. E Gengarol. Ok. Sento un leggero ritorno. Chi è che c'ha il ritorno? Chi è che ritorna? Chi è che ritorna, ragazzi? Io direi di farlo di volta in volta. Cioè, nel senso, non di volta in volta. Li mettiamo qua a fine collezione e gli diamo una rapida occhiata. Pippo. Io non mi farei umiliare. Cioè, ma veramente, ragazzi. Cioè, Francesco, tu come chi altro, diciamo, ha la stessa filosofia. Cioè, mi fate morire. Pippo, io non mi farei umiliare così. Rilancia con 50. Ma che rilancia? Quello ha donato 80 euro in 10 minuti. Che umiliazione è? Madonna mia. Cioè, veramente. Slowpoke. Pippo, non dare retta a questi commenti, Pippo. Non dare retta. Devo fare la cacca. Ok, va bene. Ok, buona cacata, JB Gamer. Buona fortuna. Spero che non ti esca niente di, diciamo, di strano. Dark Trio, cioè io mi immagino, no, mentre spacchetto dico una cosa assurda e esce il God Pack come un mondo su short, proprio tagliato un sicco, non si capisce niente. Shelter Reverse e Gengar Holografico, come si chiama? Arcangelo. Arcangelo purtroppo niente. Chi è? Anonymous. Ciao, fermi un attimo. Buonasera belli miei, Sgain, hai qualcosa da dire questa sera? Un bacio. Grazie mille Anonymous per i 2 euro. Hai qualcosa da dire stasera? No. Grazie mille per i 2 euro, tesoro mio. Non so chi sei, però un bacio grande, grazie di cuore. Ma perché non mi firmate? Scrivimelo chi è che mi hai donato, magari ti saluto. Grazie di cuore, ragazzi, stasera siete proprio impazziti. Cioè, non lo so, la presenza di Pippo vi ammalia tutti. Grazie, grazie, grazie. Addios. Come addios? Ah, addios perché il pacchetto non c'era niente, Arcangelo. Pensavo fosse Trichi, sinceramente. No, un bacio, mi ha mandato un bacio. C'è... penso che Trichi mi manda un bacio. Trichi mi manda una cinquina al massimo. Mi sono dimenticata. Ah, Lorena, sei tu. Amore mio, un bacione, grazie mille. Grimer. Weedle. Zubat. Sguardi, ho scoperto da 3 mesi, ti adoro. Grazie, bamboi. Numero 1, grazie di cuore, davvero, ragazzi. Io tutto il vostro supporto lo sto assorbendo tipo una sfera Genkidama infinita. Arriveremo tipo verso l'infinito e oltre. Oddish. Ragazzi, non sono io che faccio questi effetti, eh? È qualcuno che si prende gioco di me. Anzi, di noi. Cioè, no. Ma vuoi abbassare il volume, magari? Ma veramente forti si sentono. Devi abbassarlo tu. Ma tu. A parte che puoi toglierla, sta cosa. Ah, hai visto che lui allora, Pippo? Vedi? Cioè, Pippo l'ha detto solo tu. Devi abbassarlo tu. Pezzetto. Trichi. Allora, andiamo a vedere da questa collezione che... Pippo, aspetta che gli tolgo i poteri e lo butto fuori perché non è possibile sta cosa. Dai, Tri, fermate, madonna. Dai, madonna. C'è un limite, c'è tutto a un limite. Tu cazzo, A un limite c'è tutto. Ma che cazzo dici? Non mi esce la frase. A tutto c'è un limite. Non mi usciva, una cosa impressionante. Non mi usciva. Ecco, quando impari a parlare... Ok, Shelder. Ma allora... Ragazzi, facciamo un giochetto, onde evitare di guardare ogni volta se mi manco ce l'ho. Guardiamo quali reversi mi mancano. Cioè, dopo più di 100 pacchetti, No! Andrea Pavani, quarto mese di fila! Un bacione enorme, Andrea! Grazie, 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 grazie per aver mantenuto l'abbonamento per 4 mesi. Un bacione grande, davvero. Grazie, grazie, grazie. E
Dov'è? Allora, dicevamo, quali sono le reversi che mi mancano? Kakuna, Metapod. Kakuna, Metapod. Vi raccomando, voi in cuffia e voi in chat, ricordate, eh? Kakuna, Metapod, poi chi manca? Come reverse. Qua ci abbiamo, qua ci abbiamo. Forse Nidoran maschio. Sì, Nidoran maschio manca. Nidoran maschio. Oddish. E Oddish non è qua. Oddish è qua. Chi è? Kirby Brawl. Ah, Tricky ha regalato un abbonamento. Grazie, Tricky. Grazie da parte di Kirby Brawls. Ma perché spunta due volte? Quanti gliene ha regalati? Per 8 mesi di fila? basta. No, Loren, pure tu regali un abbonamento. Raga, fermatevi con questi regali stasera. Grazie, Loren. Grazie anche a te. Un altro abbonamento regalato. Non lo so. Mi dovete fare. Non lo so. A JB Gamer, JB Gamer 05, se ti va di ringraziare. A Lorene che ti ha regalato. Cioè, l'altro giorno, appena gli ho detto a uno, se ti va di ringraziare, sai come mi ha risposto? Ma io non lo volevo. O tu ti sai che non lo volevo. E ti tiro sta cosa, ringrazio. Cioè, ma come fate veramente a dire? Cioè, non lo so, siamo di un altro pianeta. Polivrat ce l'ho. Shelder il 90. Ah, stavamo vedendo cosa ci manca. Cioè, Poliwhirl ci manca. Poi cosa ci manca? Un po' qua sasso abbiamo... sta chat. E che significa, Pippo? Parla come se... Significa top. Cioè, devi fare mentre fare la cacca mentre... Ovvio. Che poi tu considera che prima ti esce... e poi ti esce la... Cioè, nel senso... Boh, non lo so neanche... Non ci ho fatto mai caso. Ma tu come una la cosa... fai la cacca? Allora, una cosa è sicura, ragazzi. Una cosa proprio è sicura al 100%. Che prima si fa la cacca e poi si fa la pipì, se no non ti esce. Fateci caso. Se la vedete tutte e due. Sempre così, sempre. Ragazzi, qui nuovo episodio di Super Quark, direttamente sul canale di Swain. E va bene. Abbiamo aperto anche questa. Cosa manca? Zitto, Nico, che ti piace a te. E zitto. Zimbro pelato. Ragazzi, vi raccomando, con le parolacce per quelli. Piano. Come non è una parolaccia, zingaro pelato. Ragazzi, piano. Ragazzi, manteniamo la calma. Ragazzi, calma. Vi ricordo box fight. Che un limite c'è a tutto. Vai. E a tutto c'è un limite. Ok, allora abbiamo preso i 9 pacchetti dall'ETB. Perché credo che siamo ultima collezione prima dell'ultra premium. Sì. No, la mini team c'è. Fermi. No, ho sbagliato. Hai sbagliato, Pete, è partito 1000 euro? Dove sono? No. Hai sbagliato? Era partito qualcos'altro. Ma... No. Ban instant, eh? Ragazzi, guardate qua. Ma quanto sono belle. Le mini tin sono stupende. Guardate, l'easter egg, la coda di Squirtle. E troviamo anche la coda di Bulbasaur e la coda di Charmander. In altre due minitine. Devo togliere la soundboard. Togli tutto. Mutati. Cazzo, esci dal. Togli tutto. Allora. Sono andato in bagno. Ragione. Ordine perfetto. Hai visto Alvarez? T'ho detto io. È così. Per forza. Andiamo ad aprire questa minitin. Prima del. Cosa ci facevo io da piccolo con le minitin? Che cosa ci facevi? Immagina poi. Non immaginare. Non lo so. Ci facevi tipo. Ti infilavo il... No, ma una minitin poi! Mini-tin. Il box? Sì, il box è una minitin. Ci infilavi le carte. Sì. Ah, raga, vabbè, non fateci caso, io al solito sono distratto. Le doppie, ma quando mai? Ma questo qua deve sempre dire cose sconce, Stefano, ma che... Ma quale le doppie? Andiamo in... Come puoi andiamo in bagno una cosa qua dentro? Ma veramente. Ma la vera domanda è perché stiamo facendo queste domande? Ma è lui. Ah, ma Pippo, sai che ti dico? Vieni solo tu a Lucca, non me lo portare lui. No, vero, non lo portare. Capito? Non lo portare. Sempre sbagliando, mi scrive. Allora, oh, bella, ragazzi, color bronzo. Bella questa medaglietta. Dovrebbe essere il tipo drago. A me non sembra, poi non lo so, raga. Ho fatto una gaffa incredibile, correggetemi. Sembrerebbe il tipo drago. Tipo drago. Ok, qui abbiamo la... si chiama il foglio... No, il foglio... Come si chiama?
Foglio illustrativo. No, carta illustrata tecnicamente, ecco. Carta illustrata di Dragonite. A sto giro sono 10. Sì, sì, questa l'ho presa in farmacia, ragazzi. C'era il 3x2, ogni due supposte una minitina in regalo. Allora... Io mi discosto. Ok, andiamo ad aprirla. Comunque, speriamo che le mini tin sono belle. Ah, raga, domani mattina esce uno short. Madonna mia. Ma uno short che vi invito tutti a puntare la sveglia, raga. A proposito, perché sveglia, esce... non ho mai capito una cosa. Kevin come ti è parente? Kevin è mio cugino. Significa che tu non hai seguito la stagione delle sette prove di Federic. Sì, come? E dal lato di mia madre. Dal lato di mia madre. Ok. Ah no, perché vedevo questa grande somiglianza a te. Hai visto? Vabbè, anche se era del lato di mio padre era la grande somiglianza a me. Ma che significa, Stefano? Ma che significa? Ok. All'ere reverso al solito andiamo a mettere... No, ragazzi, io non posso stare con voi perché mi fate impazzire. Ok, secondo me vota, ma proprio così a sentimento. Proprio così. Chi è? Pippo, mi regali un abbonamento OF che sarebbe per Holly e l'altra cosa che raga. Ok. Cioè non so Holly Fork. Punto. Holly Fork. Sì, si mangiano mozzarelle, salsicce, Magikarp, patate. Tutto patate, di tutto. Victory Bell. Che bello, dici mi compro una mini tin? Ah, bellissimo, vai. Ah, bello, 12 euro, via. Ma vai, vola, andiamo avanti. Si vola, yeah. Si vola, boys. Andiamo. No. Questo lo mettiamo qua. Signori. Chi è? Ciao, Aimo Miani. Questi rumori di sottofondo. Ragazzi, non fate rumori di soprafondo, eh. Ok. Si parla. Sono più sotto questo. Che sopra. Sì, sì. Confermo, non so cosa, ma confermo proprio sulla fiducia. Questo qua, sì. No. Allora, a memoria, ecco. Credo che no. Non me ne manca nessuna, raga. Raga, però mi dovete far parlare, mannaggia voi. Comunque, a memoria non me ne manca nessuna. Tutte ce l'abbiamo queste. Quindi le mettiamo già nell'angolino, proprio in castigo. E iniziamo con l'LTB. Allora, se qualcuno lassù esiste, no. Mister Arceus, se tu esisti, fammi trovare il Godpack qui. Qua. Ah, proprio goduria incredibile. Fammelo trovare qua. Metapod, Ponita. Raga, dobbiamo arrivare a 100. Sono 100 milioni questi? Ma sicuro che ci arriviamo. Manco Mr. Beast, vai. Omanyte, Pidgeot. Mi è venuto tipo un... Grazie Sveva Grazie Sveva, grazie mille. E grazie anche a Giampiero Giuliani. Grazie al follow, ragazzi, benvenuti. Machoke Reverse e Ditto. Ok, benissimo. Proprio... bene, ottimo. Le nostre preghiere stanno funzionando, ragazzi. C'è qualcuno che ci ascolta. Ma Gianluca dov'è? Ma non lo so Gianluca dov'è. Ragazzi, mandategli un messaggio in privato a Gianluca perché non è possibile. Cioè, ma... Gianluca... No, vabbè. Allora, raga, voi dovete sapere una cosa. C'è la vecchia guardia del canale di Sguen, che sono quelli tipo come Trichi, Pippo, Ale... Ok, loro sono vecchia guardia. Poi c'è la... guardia, diciamo, la primissima guardia, proprio la prima del canale Sguini quando ero tipo da 0 a 1000 iscritti. E poi c'è e Gianluca, diciamo, fa parte di quella piccolissima nicchia. E poi c'è la... Cioè, no, perché la nuovissima? No, nuova e nuovissima. E poi la nuovissima che sono tutti gli altri. Quindi Gianluca, non, cioè, tu l'hai visto altre volte in chat, Trighi, ma non ti ricordi. Gianluca Pelle. Beedrill. Ok, Poliwrath. Aspetta, avevo visto che mi mancava. No, mi mancava Poliwhirl. Poliwrath ce l'ho. Mettiamo sempre qua, ma poco ci facciamo. Quindi secondo pack delle TB. Raga, si punta tutto su Ultra Premium. C'è una differenza tra... No, deve con JB Gamer. Ma che differenza ci deve essere? Comunque ho fatto una... Bravo, complimenti. Comunque dimmelo se senti la tastiera. Ok. Alla 751 Minitin, non le consigli? Bamboy. Allora, io in questa espansione in particolare mi sento di non consigliare e di consigliare tutto. Perché non esiste nessun pull rate medio. Nessuna... Come ti posso dire? È come se siamo ritornati all'era spada e scudo, tipo evoluzione etere, colpo fusione, sta roba così. Nessuna garanzia. Nessuna garanzia. Qualsiasi cosa compri, ci puoi trovare tutto e ci puoi trovare niente. Come puoi trovare il good pack di una mini team che è successo? Come puoi trovare il God Pack nell'Ultra Premium? Veramente, sono sincero. Qualsiasi cosa. Quindi vai proprio a sentimento.
fai sempre un calcolo rapporto qualità-prezzo e compri. Butterfree Reverse, Widow Reverse e Electrodolo. E siamo sempre a punto e a capo. Cioè questa sera, ragazzi, stasera abbiamo fatto 5 pull comunque. 5 pull, sì. 5 pull. Calma. Allora. Calma. Ciao Rubela Ramoscandia, ciao. Serazgoni, come sta andando? Ciao Mr. Electric. Ma, insomma, potrebbe andare meglio, nettamente meglio. Neanche un'illustrazione speciale e manca solo l'ETB e l'Ultra Premium da spacchettare. E questo significa che ho aperto già più di 20 pacchetti. E questo è male ma... No, più di 20 pacchetti... No, ancora non ho aperto più di 20 pacchetti, ma ci siamo vicini. E comunque, continua a non esserci nessuno nello stesso... Sì, Arbok EX Full Art. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Quando manca, noi siamo felici. Comunque c'è sempre un ritorno di voce. Trighi, non so chi tu sia, ma attenzione, ragazzi. No. Golden. Ok, ma la reverse mi manca. Forse avanzi mi manca. Andiamolo a controllare. Questo facciamo così. Mettiamo da parte. Andiamo su avanzi. Avanzi o indietro? Facciamo così. Avanzi, avanzi. Eccola. Eccola qua. Vi faccio un zoom out. No, 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 no. Non mi piace così perché poi si vede il bordino. Facciamo così. Poi facciamo così. Comunque una cosa che penso di fare dopo che finisco il master set è invertire l'ordine soltanto delle holo. Perché non so se ci avete fatto caso, ma ad esempio Dragonite c'è in versione olografica, ok. Voglio avere, diciamo, a prima vista le holo. Ok, poco. Dicevo, aspettate un attimo, raga, che finisca il discorso. Quindi dicevo, le olografiche le voglio sopra. Mentre le comuni e non comuni, che holo non esistono, tengo sopra le reverse, tipo che ne so, Dratini. Che è qua, vedete che c'è il reverse sopra, ok. In questo momento non lo faccio perché altrimenti non capisco quale reverse mi manca. Chiarissimo. Arbok, vediamo com'è combinato. Molto bello. Mio fratello Arbok proprio ha messo una meraviglia alla grande. Ok. E quindi facciamo così. Lo mettiamo dentro e andiamo a recuperare il numero 185. Dove lo metto? Non lo so. Questo lo dicevo un mio carissimo amico. 185. Ma tu sta? Ah, ma io sono... Sì, vabbè, mi stavo componendo per via dell'ordine che ho dato in... Ok, Arbok è qui. Affianca al Ninetales. Tutto deve essere qua. Perché? Non lo so perché, ma è proprio qui, ragazzi. Abbiamo completato il primo Triss. Ok, giocato a Triss, sì, no. Che bello, che brutto. Ok. E poi avevamo detto che mancava la reversa, ma l'abbiamo messa poco fa. Perfetto, ok. Quindi continuiamo con questi TB che sembra essere... sembra essere che c'è Pena Full Art che sembra essere una vergogna. Vediamo. Ah, ragazzi, cioè voi non sapete quanto è bello vedere, cioè io che vi consiglio come impostare un master set, poi entro nel gruppo Telegram. Ah, fra l'altro, ragazzi, mi sono dimenticato questa sera a mettervi i link fissati in alto, ve li metto proprio al volo, al volissimo. Ma che link c'erano fissati in alto? Ah, questi qua erano, ok. Faccio così, vado in chat, invia, ok. Vediamo se me lo fa fissare. Tu riesci a fissarmelo il messaggio, Trighi? Questo che ho appena inviato io. Morti tutti. Chiedo una cosa, morti tutti. Tutti morti. Fine dei giochi. Addio per sempre. Questi okay. Moderatori. Mamma mia, oste. Che vergogna. Ok, facciamo così. Rimettiamo. Ok, perfetto. Telegram, però, mi pare che punto esclamativo Telegram ce l'avete per il gruppo Telegram. Continuiamo. Abbiamo aperto i primi 4. Da cui è uscita soltanto una full art al momento. Solito zoomettino. Stavo dicendo quanto è bello entrare sul Telegram e vedere voi che mi fate vedere il vostro master set. Che punto è. E l'avete impostato identico al mio. È proprio una cosa che... una soddisfazione, mi piace. Perché significa che vi è piaciuta la mia idea. Ciao da Cagliari, ciao Maurizio! Scusami, ma disti tempi. Non so che fare.
sono a casa una gamba rotta, però tu ci sei te che mi fa venire. Ciao GP. Ciao GP, vabbè. Non ci fare caso, c'è altre ore che scrivi. Comunque, ok, non ti preoccupare. Però, nel senso, prima eravamo in un mood un pochettino particolare, che poi portato alla lunga poi un po' a noia. Però non ti preoccupare, tranquillo. Aerodactyl Reverse. Dimmi che Wigglytuff, che è la penultima regular EX che mi manca. Ma vi rendete conto? C'è Godo per un Wigglytuff. Come si fa? Cioè, siamo arrivati veramente a dei livelli difficili di Pokémon Company. A dei livelli molto, molto difficili. Cioè, mi avete fatto arrivare a godere per un Wigglytuff. Vabbè. E lo andiamo subito a mettere a posto. Piano, 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 piano. Il Wigglytuff è proprio qui. Wigglytuff! Ok. Mettiamolo dentro. Ragazzi, vi ricordo Lucca Comics. 1-3 novembre mi trovate nello stadio di Federic! Padiglione Carducci. Aerodactyl 142-047. No, Parasect lo abbiamo, me lo ricordo. Aerodactyl invece non me lo ricordo proprio. 142 Aerodactyl, che poi fra l'altro è pure Holo. Quindi se ce l'ho, ce l'ho, no, ma ce l'avevo. Ok, 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 ok. Sguì una domanda: quanto costano tiri di 151? Se non ricordo male, tipo dai 12 ai 15 euro, dipende dove la compri. Sguin, mio padre. Vieni qua, figlio mio. Ok. Verrai mai a Romix? Ragazzi, sono delle belle domande, ma in tutta sincerità ci sono delle domande a cui non posso rispondere così tanto tempo prima. Ma sono domande a cui posso rispondere tipo un mese prima, ma non di più. Perché sono cose che si organizzano non tipo un anno prima, ecco. Quindi, se mai ci sarà la possibilità, verrò a Romix. Se mai ci sarà la possibilità, sì. E anche a Comic Con. Di Napoli, da mio fratello Stefano. Ovvio. Per forza. Marowak. Ok, facciamo... Raga, che poi c'è un trucco. Se voi volete a una persona, basta che scrivete alla persona con cui collabora, proprio a manetta, invita Sguin, invita Sguin, invita Sguin, e magicamente, Sguin, quello che volete voi, se siete tanti a scriverlo, succederà. Che, ragazzi, funziona così il web, ve lo devo dire io. Andiamo avanti. Mettiamo qua dietro. Questo lo mettiamo qua. Quindi proprio, proprio intasate la chat di Fede. Vogliamo Sguin a Romix, al Napoli Comic Con. Ciao, mi saluti, guardo ogni tua live. Ciao Riccardo, chi è? Luca. Sì, ci vediamo a Luca. Sì, vediamo a Luca. Grande Luca! Un bacione, grazie mille per i 2 euro. E grande anche perché verrai a Luca. Raga, una cosa importante: quando venite a Luca, se venite, e a parte ci dobbiamo abbracciare, proprio mi dovete mischiare tutte le malattie che avete, le voglio tutte. Devo arrivare a casa, devo fare una mese di quarantena. Sì, perché ho visto Ciccio Gamer che ha fatto il Romex l'altro giorno. L'indomani aveva il Covid, poverino. Quindi per questo vi dico, proprio voglio essere mischiato tutte le malattie di sto mondo. Proprio, io devo arrivare a casa mia e manco arrivare a casa con i miei genitori. Andarmene in quarantena solo. Non, proprio bloccarmi là, perché succederà secondo me una cosa del genere. Perché proprio vi voglio baciare a tutti con la lingua. Proprio per l'affetto che vi voglio... No, ovviamente si scherza, nel senso... metaforicamente parla, però vi voglio abbracciare. E poi mi dovete dire il vostro nick su YouTube se siete frequenti a commentare, perché io me li ricordo. Me li ricordo, vi giuro che me lo ricordo. Cioè, io già immagino, uno che non commenta a me arriva... Ti ricordi di me? Sono Franco Fristo. Cioè, io dirò, sì, certo mi ricordo di te, per non fare brutta figura, ma chi è? Boh. Venomoth. Ah, Articuno ci manca. Credo che ci manca. È dietro? Mewtwo. Male, 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 male. Molto, molto, molto male. Molto, molto, molto male. Scusa, ma tu da Napoli come fai tipo a venire a Lucca? Tanto per capirlo. Cioè, nel senso, come fai? Eh? Spettacolo. Questo lo mettiamo davanti. Ok, Articuno ci manca, ragazzi. Articuno ci manca, non so se lo vedete, ma eccolo qui. Ah, ma ancora manca Kabuto. Manca Snorlax. Mamma mia. Cioè, credo di non averle trovate queste carte. Vabbè, poi a fine live, figuratevi, farò un check più calmo. Allora, Sium Pugliese, ti ricordi di me? Madonna, cioè, iniziate già da qua. Venga Lucca solo per te. Addirittura JB Gamer, con la gamba rotta. No, te prego. Con la stampella vieni. Vabbè, penso che da qua al 15 starei meglio, no? Ma che sta succedendo qui? C'è una figura mitologica che è appena entrata, che non riesce a entrare. Attenzione, perché io vorrei... Come? Aspettate un attimo, ragazzi. Dai.
devo dire, fa così. Quindi... Fa così, fa così. Single! Ma che... Ah, è il verso, ragazzi, il verso. Come fa? C'è un pao. Ragazzi, tipo un jukebox, dovete... Slowpoke. Do the reverse. Vedi, entri tu, visto? Voto. Pedro mio, c'è faci. E stai io... Ravenna e Bustini, che l'ultima mi manca delle TB e poi l'ultra prima. Sta a Ruio, Giulio, va, vai, vai, vai. Ma come parla? Vai, vai, Pedro mio. Ma qua c'è Noa che sta guardando live, c'è Tommy. Che? Ho detto, coglione, no, ho detto coglione. Ah, vai. Ragazzi, scusate, eh? Prego. Vai, via, via. Ma come? Dalla seggia, via. Ma come, pure una seggia? Tutto voglio, tanto. No, una vergogna, una vergogna. Via, grazie. Una vergogna. Questo l'ultimo chiama... dell'OTB. L'ultimo. L'ultimo dell'OTB. Ragazzi, l'ultimo dell'OTB lo apre lui. Ecco. Non ci credo. Ma che uscita? No, questo non è granché. Ringrazio per l'abbonamento a Mr. Electric. Tango! Mr. Electric, sì, thanks for the great subscribing to our channel. So... Ma qua non si può fare, ragazzi, è una cosa impressionante. Un Charizard V Astro. Raga, io mi metto qui con un... Eccolo qua. Un supportino. Ah... Grazie mille, Mr. Electric. Un bacione, benvenuto. Ma come l'hanno fatta queste bustine? Bello mio. Ma tu vieni dal Salento proprio Gallipoli? No, come dice Bamboy, vengo da Trento, non lo senti? Saluti da Trento, eccolo. Ciao Bamboy. Do Trento vengo, che è sto cosa? Possiamo togliere così? Sì. Bello mio, devo fare qualche cosa? No. Perfetti. Amo Ninni, dai. Se baci prima di aprirlo trovi Charizard. Ma tu lo sai? Tu lo sai dei Pokémon con l'accento salentinoso, dicono? No. Poi si chiama Domo Fossile. E se Whiddle. Ma dov'è l'accento salentino? Sentilo. Zubat. Lo senti? Eh? Zubat, perché è ovviamente l'accento salentino. Godin. Tipo quelli che zappano le terre, ragazzi, uguale. Vai. Tendagrud. Tendagrud. Sì, proprio un tocco di francese anche. Usnorla. Snorla. Un Saint-Gelais. Come lo vuoi chiamare? Tedesco sta diventando. Ecco. Un Passion. Che c'è? Non c'è niente, non c'è. Che vergogna. Ah, non c'è niente. Che vergogna. C'è. Ragazzi, un ETB, Stefano, che abbiamo trovato, Arbokiex e Wigglytuff. Quindi esatto. Mi fai aprire un'altra cosa. Si passa all'ultra premium, ragazzi. Sì, sì. Si passa all'ultra premium. È aperta già? Che è bello, Ludo Dragoni. Oh, ai momiani, dici saluta la Bella. Ma chi è sta Bella? Fallo con il mio accento veneto, farebbe spezzare. Tu sai parlare veneto? Io so parlare paduano. Questo del Padua. Poi il resto non lo posso dire perché mi bannano. Cioè, non dico. Ragazzi, eccola qua, è lei. È lei l'unica. Non l'inimitabile. Ma non si vede. No, la mille bolle. Ah, no. Ecco. Si vede la mille bolle? Sì, sì. Ragazzi, perché il Frederick Store. Non ti vedi. Un attimo, fatti vedere. No, non mi devo vedere. Ah, no. Perché il Frederick Store, ragazzi. Guardate quanto. Quanta mille bolle usa. Cioè, guardate qua, e questa è riciclabile, l'ha detto Frederick, io ci credo. È completamente riciclabile questa mille bolle, quindi la potete buttare nella plastica. Però quando vi arriva il pacco, con la pluriball, quando vi arriva il pacco, vi arriva protetto, vedi? Perché è importante farlo protetto, Stefano ne sa qualcosa. Ma io conosco la mille bolle, chi sta a pluriball? Ok, vai, escimela. Ah, eccolo. Eccolo qua. Eccola qua. Ragazzi, ok. Allora, facciamo una cosa, siccome è bella corposa, io ti tolgo un attimo l'album. Grazie, bello mio, grazie. Attenzione. Grazie, bello mio, grazie. Ecco. Mettiamo dietro. Loggi. Vai. Eccolo. Taglierizzo. Assistenza. Assistenza. Prego, taglierino. Per una volta l'assistenza posso chiedere io? Hm? Attenzione che questo è molto taglioso, eh. Come si taglia, bello mio? Fai taglio? Piano, eh. Come si taglia? Di qua, di piano? Faccio io, no, non la rovinare. Così. Dal bordo si taglia. Fai così. E basta, è finito. E basta. Ci pensi. Ma falli godere le persone. Falli godere significa devono sentire il sound of love. The sound of love. Silenzio, per favore. Ma cosa si sente così? Sembra che stai tagliando le unghie. Mi saluti. Ciao, Top Pokémon Cards. Grazie a Gianluca Koch. Detto anche Big Gianluca. Grande. Grazie, benvenuto. Ciao Matte. Un attimo, c'è il momento sound of love. Vai. Silenzio.
Sguin, fidati. Se baci un pack prima di... Sì, però se devi fare SMR devi metterti le zinne di fuori, un poco di fuori. No! Perché se no non vale. Pazzo. Non piace. Sguin, fidati. Bacela sul trapimo, bacela. Ma metti il rossetto prima. Attenzione, Sgue, mi consigli cosa prende con costo meno di 100 euro? Niente. Prende, mette in sacchetta e vedi che ti serve un futuro. Non spende i soldi per queste minchiate qua. Ma proprio, chi è che l'ha chiesto? Luca Bertoio. Ma dov'è Luca Bertoio? Luca Bertoio. Ah, mi consigli cosa prende col costo di meno 100 euro? Allora, se ti senti fortunato vai su 151. Ti dico se ti senti fortunato perché il pull è veramente tosto. E ti consiglio di prenderti un ETB... E un paio, tre collezioni di 151. Se sei in vena di 151. Bello. Oppure, se non vuoi sbagliare mai, Zenith Regale. Anche il box da 6. O se non vuoi sbagliare mai e vuoi essere sicuro di divertirti, Zenith Regale. Prendi i due tipi di Zenith Regale e godi come un salentino. O se proprio non ti senti fortunato e non ti senti sicuro, prendi sti 100 euro, le metti in un salvadanaio e vedi cosa ti succede. Vai. Bello mio, guarda che spettacolo, eh? Guarda che spettacolo, guarda. Guarda, guarda, allora, guarda. Mark e Michael sono pronti? Sono prontissimi Mark e Michael, vero Matteo? Sono messi lì così. Fallo uscire. No, diciamo che così avrebbero qualche problema. Però più o meno, nel senso c'è l'enfasi. Vai. Salutiamo. Chi è? Ananiman 3342. Panina mia. Ciao, benvenuto. Vai, non lo so, a volte mi viene che così. Devo fare? Da qua? No, non lo so. Vabbè, le conosciamo. Raga, allora, attenzione. L'Ultra Premium è fatto con un materiale. Com'era? Era riciclabile? Ho riciclato. Ho riciclato. La domanda del secolo. Riciclato, pensi? No, è completamente riciclato. Non lo so. Comunque. È riciclabile o clato? Comunque, dicevo, no, è fatta tutta in carta. Verità è questa, ragazzi. Allora, questo Ultra Premium è fatto tutta di carta. La plastica è solo qua. Però qual è il fatto? Che a differenza delle altre Ultra Premium, mi stai facendo fare una leva tutto piegato. A differenza delle altre Ultra Premium, questa è proprio, guarda, appena già fai così, già si rovina, guarda. Cioè, questa non la puoi tenere per collezione, perché veramente basta che ci soffi, già si è fatta una piega, guarda. Una cosa impressionante. E si sta allargando una guarda, crepa. Si sta cremando tutto. Vai. Vedi che questo è l'ultimo prodotto da aprire, eh? Finito questo. Io una sola neve e poi te lascio la sedia. No, ti spiego. Finito questo, salentino. Ok, dai, estraili tu. Fai un po'. Vai. Tu sei di destra o di sinistra? No, a livello politico. De centro, mi hai fottuto questo. No, che fottuto. No. Dai. Esci di. E par condicio, ne apro tu, uno di destra e uno di sinistra. Ok, appunto. E il resto le mettiamo qua. Guarda che sono belli. Ok, chiudi. Chiudi. Questo quelli che apro io. Ecco. Allora, signori, bene, dai. Non scherziamo, non cincischiamo. Cosa mi consigliate per pacco Pokémon più conveniente? Non ce n'è un conveniente, non ce n'è. Non ce n'è. Non conviene niente. Cioè, ma che cosa compri ancora? Io ti pare perché le apro, perché qua ce l'ha lui, altrimenti chi è che spendo soldi per queste cose io? Ragazzi, non ci fate caso, a lui non gliene frega niente dei Pokémon, viene solo qua così, tipo per comparsa. Ma te vuoi spostare, butto? Sposta. Ah. Ok, vai. Allora, signori. Vai. Eccolo, dobbiamo zoomare, vedi mia. Per forza, se non guarda, zoom, guarda che bellezza, non vedi guarda. Niente. Full zoom. Fai godere l'occhio. Venonat. Quanto costa il box che state aprendo? Ragazzi, questa di qua sul Federic Store col codice SWIN la pagate 150 euro, spedizione compresa. È un affare. Cos'è? Un affare o no? Solo se utilizzate il codice sconto SWIN, ragazzi, il codice sconto Kevin, no, allora lì è un affare. Voi non ci fate caso, perché lui mi rema contro, quindi proprio è, diciamo, la caratteristica del nostro duo. Ma secondo voi? Sì. Secondo voi? Che ci sto a fare? No, chi è che ha portato Kevin a casa nostra? Chi è? Secondo voi? Chi? Nessuno. Conveniente se riesce a rubare. Alvarez, mi sei piaciuto. Non c'è mi sei niente, piaciuto, non ma c'è. Mi dissocio dal furto, eh. Allora, questi qua non li confondere, devi mettere a parte. Qua. Mettiamo qui. Possibile che non mi esce niente? Vergognoso. Padua. Da Padua? Senti tu Padua? Comunque io sono sicuro che Pippo e Trichi sono messi tipo là che stanno giocando a Rocket League. Quello ormai è una costante. Sì, ma ti sentiamo pianissimo. Che bello sto volo qui. No,
abbassato un attimo il volume perché sennò sentivi l'audio. No, 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 ti sento proprio, ma di una pianezza. Ah, scusami, prego. Guarda che bello sto Hollywood, non l'avevo vista. Bellissimo. Qua. Ragazzi, devo andare a tagliare i capelli prima del look. Che ne posso infiere così? Che vergogna. Vai, vai. E ti bizzo che ti regalo la collezione di Zazian con la statuina. Zazian con statuina. Cavolo, quella collezione regala emozioni. Comunque, se cercate me a Lucca, non ci sono. Belle le artwork. Oh, Blastoise X! Signori! E andiamo! Mark, Michael! Guarda che spettacolo! Bello! Come? C'è sta ragazza... Madonna mia! Doppio pull! Io le ho entrambe, però è comunque un doppio pull. Bello, ci sta. Che fai? Ho finito. Raga, che spettacolo, guarda qua. Pace, comunque, hai preso un pacchetto buono. Guarda che spettacolo, qua. Guarda che spettacolo, guarda. Stefano, a te piace molto questo Blastoise, ricordo bene? Ragazzi, cioè, sono rimasto così solo senza saperlo. Se qualcosa di Cioiozzo, vengo veramente a Lucca con la gamba Ciozzo. Rotta. Se trovi qualcosa... Ciotto, forse. Ciozzo non, forse è un dialetto tuo. Sono entrato io. No, Giova! Ciozzo. Ciozzo è giapponese. Ciozzo. Ciozzo, eh? Ok, hai finito? Ho finito, sì. Te ne vai? Sì. Signori, ringraziamo il nostro Dino per questa... Ma che ringrazio? Questa pagliacciata qua. Questa pagliacciata qua. Per aver, diciamo, screditato un pochettino il nostro hobby. Signori, per forza. Una perdita dei soldi, una vergogna. Non comunque, ha senso. Ripeto, se mi cercate a Lucca, io non ci sarò. Quindi, ragazzi, se venite per Dino, non venite. Se venite per me o per Federic, potete venire. Eccomi, eccomi. Ma se andate in Salento, non vi scordate di me. Portate l'Udarallucci. L'Udarallucci, non come parlo. L'Udarallucci e l'Uvino, perché voi non lo cogliete mai di sorpresa un salentino. Fai poesie. Con questa, con questa perla di saggezza popolare, me ne ando. Ai 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 ai. Mamma mia, le ginocchia, ragazzi. Ma chi è? Mark, Michael. Ma non c'era bisogno, 10 euro. Grazie di cuore, ragazzi. Ti hanno ringraziato. Grazie, grazie, ve lo metto. Sì, il portafoglio, prendi il portafoglio. Lo sai che ci viene? C'è un banco delle rallucci, l'uvino e l'orecchietto. E bello mio, non sai quando mi hai reso felice. Bellissimo. Sei pappa sempre lui, l'orecchietto, l'uvino. L'uvino sei trulla di cose tinte, ragazzi. Mamma mia. Ragazzi, diciamo, stiamo delirando. Ci sarà anche a Lucca, dai, che quest'anno sarà tantissima roba. Grande Pokéboss, ci becchiamo allora, per forza. Ciao, grazie, sono ritornato. Mimma Renella. Ma Mimma Rinella. Ciao, tesoro mio. Bentornato. Vabbè, penso sarà il nick della mamma o della zia. La maglia di Dino ti piace? Sì. Vero? Sono un artista. Chiamami Battista. Doduo. Tentacool. Pidgeot. Ragazzi, abbiamo qui sotto un ultra premium che sembra ricca. Primi due pacchetti, due pull. Ragazzi, l'ultra premium della vita questa. Me lo sento. Mr. Mime! E andiamo! Carta illustrazione e Dittolo. Ragazzi, ultra premium molto. Matt, ovviamente, grazie ancora per i 10 euro. Ma non devo ringraziarti, devo ringraziare a Mark e Michael. Grazie di cuore, ragazzi, mi siete veramente un tesoro. Grazie, grazie, grazie. Dai, apri l'ultimo. E mo se n'è andata, quello. Scrivigli nel numero privato suo. Olè, Giovanni, hai visto? Quel pack era buono perché prima hai baciato l'ultra premium collection e avete usato il potere degli dei, come vedete. Ok, ok, aspetta, qua devo stare attento a non... Questo è il terzo pacchetto, giusto, regà? 1, 2, 3. Sì, questo dovrebbe essere il terzo pacchetto. Ed è 1, ed è 2, ed è 3. Perfetto. No, ed è 4, lo vedi? Lo sapevo io che facevo insalate. Lo sapevo io. Vabbè, dai. Andiamo avanti. No, aspetta, no, abbiamo aperto... Quanti pacchetti abbiamo aperto, regà? 2, 4, 6, 2, 4 e sono 10, ok? E sono 13, 3 pacchetti, giusto, 3 pacchetti aperti. Ok, andiamo avanti. Speriamo che questa fila ci porta fortuna, però io direi di fare una cosa. Allora, questi di qua li devo un attimo mettere da parte, perché altrimenti, ok, anche questi. E invece no, secondo me così... Ok, ok, così devo fare. Perché se non ho l'album sotto devo mettergli qualcosa, perché altrimenti devo di nuovo andare a cambiare l'impostazione. Ma io la cambio, raga, perché è troppo luminoso, dà fastidio. Facciamo così. Ok. Così è meglio? Ok, così è meglio. Raga, ci tenga alla qualità dell'immagine. C'è troppo, infatti c'era troppa luce, così è meglio. Allora, Farfetch'd, Ambra Antica, Pidgeot, Lapras, Pista Ciclabile,
Come? Ragazzi, Usalentino si era dimenticato un pezzo importante della sua vita. Jigglypuff e Dragonite Holo. Non male però il Pikachu Reverse, ci piace assai. Alla scegliere una casa di bustina e metterla da parte ed aprire per ultima, va bene. Ci sto, facciamo questo gioco. Vuoi fare un gioco con me? Comprate il set? Guarda, alla Pokéboss io sono un tipo che se comprate il set non spacchetto più quel set. Mi concentro ad altro. Per forza, quindi no. Fin quando mi vedrai spacchettare 151 non l'avrò finito. Quando io completo un set, manco lo tocco più. Cioè, inutile. Perché proprio è anche, diciamo, giusto concentrare i fondi che hai nei set che ti servono. Ciao Fabrizio! Allora, prendiamo un pacco a casa e lo apriamo per ultimo. Questo di qua. Facciamo così. Mamma mia, ma che c'hanno? Io non capisco sti pacchetti perché a volte sono così. Vabbè. Allora, scusi, se è il doppio il Mewtwo dell'Ultra Premium, me lo scambi, please. E Luca Bertoglio, ragazzi, la voi considerate che io come scambi vendite sono tipo blindato. Quindi semmai poi farò un tipo un canale pubblico, volentieri. Slowbro, Haunter Reverse, Wartortle Reverse, Mew EX Full Art. Guardalo, ragazzi, quest'Ultra Premium promette benissimo. Benissimo. Che bella sull'Ultra Premium, sono super felice. Raga, l'Ultra Premium che abbiamo aperto l'altra volta era veramente scarsa. E questa è bella come piace a noi. Vediamo se riesco a mettere le carte in modo da... No, però se poi le faccio vedere tipo non si vedono più. Cioè nel senso, poi mi devo tipo avvicinare un pochettino io col... Vabbè, facciamo così, dai. 1, 2, 3 e 4. Tipo dovrei alzare poco. È una cosa che odio, l'effetto del... c'è la luce. Una cosa proprio... Perché in teoria la luce non dovrei averla in alto, dovrei averla sparata di fronte. E questo effetto non si creerebbe. E invece no, ragazzi. E invece no. Quando poi avrò una casa tutta mia, magari staremo attenti pure a questo. Però non può essere. E va un po'... per forza, Pokéboss. Cioè dai, mamma mia. Una scarognata assurda. Un po' di fortuna ci vuole. Pikachu! Che magari mi avvicino così, che dite? Farfetch'd. Ambrantica. Domandona, conosci i camper degli Ainub? Io potrei essere suo cugino di secondo grado. Nel senso, aspetta, gli Ainub sì, li conosco. Lui però nel particolare non so chi è uno e chi è l'altro. Alakazam! Che spettacolo sull'Ultra Premium, ragazzi! Che spettacolo! Guarda che bello! Alakazam X! Sono troppo felice, raga! È piena zeppa sull'Ultra Premium! Mamma mia, raga! Cioè, praticamente solo un pacchetto mi sa che è andato a vuoto. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Solo un pacchetto a vuoto. Cioè, due pacchetti a vuoto, ma in uno c'erano due pull. Che spettacolo! Che spettacolo! Bellissimo. Io c'ho il Charizard di evoluzione. Bello anche quello. Giova, hai visto che spettacolo? Una villa con la piscina. No. Guarda, allora, Luca, io sono un tipo che mi basta... semplicemente avere la mia stanza come piace a me. Per il resto, cioè, può fare tranquillamente tutto la mia futura moglie, perché non mi interessa niente. Cioè, basta che la mia stanza sia come dico io. Il resto carta bianca, vai, fai quello che vuoi. Perché alla fine quello che mi interessa a me è la mia passione più di tutti. Non ci credo. Ma che cacchio? Era tipo incollata. Arcanine, Poliwag, Arbox EX Full Art! Signori! Ma che cos'è? Che cos'è quest'Ultra Premium? Che cos'è? È uno spettacolo, Ragazzi, l'Ultra Premium più fortunato della storia sembra qua. E non è finita! È appena iniziata, regà! Guardate che spettacolo! Abbiamo tre stelle bianche. Cioè, tre che hanno tre carte con due stelle bianche. Un'illustrazione. Un'illustrazione speciale, mamma mia, aspetta, sliviamole perché se ci parlo e ci sputo sopra, me sputa in un occhio poi Matteo. Allora, famo così. Allora, mettiamole tutte dentro. Una. Oswain. L'ho detto è così piena di pull perché prima l'hai baciata. Ti sei fissato con sto fatto di un bacio. Allora, giusto poco fa stavo guardando il tuo video, prima volta che ti becco in live. Grande Drake Yuga.
Benvenuto in live allora. E grazie per il supporto, perché se guardi regolarmente i miei video mi stai supportando assolutamente. Comunque noto una cosa, che siete veramente in tanti, tantissimi che mi seguite, ma pochissimi che commentate. Ma non è una cosa mia, è una cosa proprio generale di YouTube. Cioè, anche io banalmente guardo un sacco di creator, ma poi è difficile che vado lì a commentare. Proprio deve essere un video veramente bello, qualcosa di veramente tanto particolare, perché poi... difficile. È una questione di carattere, secondo me. Continuiamo, ragazzi. Continuiamo così, Matteo. Continuiamo un pack e un pull. Continuiamo un pack e un pull, che noi siamo felicissimi. Troppo felici. Nel frattempo vi ricordo i comandi, punto esclamativo Telegram, punto esclamativo Discord, punto esclamativo quello che volete. Parasect. Cloyster. Io commento sempre... Sì, Stefano, tu sì. Tu sì, tu come Mario, come Alex. Victreebel, altro pull. E andiamo! Miui X! Ragazzi, è buggata. Ragazzi, è buggata. È bugata. Miui X. Che spettacolo. 8 pack, 7 pull. 8 pack, 7 pull. E andiamo. E a noi questo ci piace. Noi questo vogliamo. Andiamo avanti. Mettiamolo qui. Mettiamolo a fianco. Va bene, non lo ripeto. E appunto, è JB Game. Inutile che lo ripeti, perché lo so già. C'è, madonna santa. Mettiamo da parte e continuiamo. Allora, prossimo pacchetto. Nel frattempo abbiamo l'ultimo, che dovrebbe essere a regola pure il più fortunato, no? Però proprio sto riflesso così mi dà veramente troppo fastidio. Facciamo così. Pensa anch'io. Ragazzi, buggata. È buggata, raga. È buggata. Sì, sì, sì. Certo che manca. Certo che manca, diciamo. Porygon. Electabuzz. Rhyhorn. Arcanine. Botta di sangue, sto pull. Uno spettacolo, raga. Ilaria Scalmani. Benvenuta, cara. Abra. Wartortle Reverse. Ah. Moltre solo. Vabbè, ragazzi, ci sta. Ci sta, ci sta. Abbiamo ancora un sacco di pacchetti. Siamo ancora in tempo per recuperare. Fra l'altro sono le 22.08 e ci mancano da spacchettare solo 2, 4, 6, 7 pacchetti. 7 pacchetti. E recappino dell'Ultra Premium. Guardate che spettacolo. Guardate, ragazzi. Godete insieme a me, raga. Godete insieme a me. Guardate che Ultra Pri. Guarda che Ultra Pri. Questa è una di quelle vere, ragazzi. Un Ultra Premium di quelle vere. Che spettacolo. Ok. Mettiamo qui tipo il Blastoise a capo da famiglia. Ok, andiamo avanti. Quando porti Kevin negli shorts? Ragazzi, non vi preoccupate che Kevin arriverà. Non bisogna abusare dei contenuti di Kevin, perché poi e finisce male. Però arriverà, non vi preoccupate. Lui, quando meno ve l'aspettate, arriverà. Vi anticipo che domani esce un nuovo personaggio, ragazzi. Domani esce un nuovo personaggio. Non è più Kevin. Incredibile ma vero, ma c'è un nuovo personaggio che si unisce. Executor, Bellsprout e Raichu olografico. Ci sta anche un'altra bustina vuota, ci sta, perché ancora ne abbiamo da aprire. Ci sarai al Milan Games Week? Penso di no, Lucas. Penso di no. Però ci sono a Luca Comics ci sono. Incovidatemi. Ciao Elione, come stai? Il fratello di Kevin. No, ragazzi, no. Non è il fratello di Kevin e non è un personaggio simile a Kevin, perché non avrebbe completamente senso. Non avrebbe completamente senso. Farfetch, Ambra Antica, Pidgeotto, Omanyte, Tauros, Kadab. Ho sfondato le gare. Se c'era un God Pack, sappi. Dimmi che è Mew. Ce la faccio più. Ma ne ho trovate 4, 5 di queste energie base gold. Ma perché? Ma a te ti piace? E Gengar. Però che Ultra Premium, tutto rispetto, raga. E ancora non abbiamo finito. Che spettacolo. Che spettacolo. Mettiamola dentro. E voilà. E abbiamo anche l'energia base. Fammi una cosa, è inutile che... Tolgo. Ah, lo vedi? Lo vedi, Sgue, che quando vuoi con un po' di tempo fai le cose per bene? Ah? Che sei un ragazzo per bene? Eh? Bravo. Grande Matte. Matte, qua stasera si sboccia, io te lo dico. Matte, qua c'è il Charizard. Io lo so, ne sono fermamente convinto che c'è il Charizard in questo Ultra Premium. Tu mi dici di no, ma io ne sono fermamente convinto. Perché tu sei un cecchino, lo sei sempre stato e non sarei di meno stasera. È qua, in questo pacchetto che ho messo da parte. Muoviti.
No, no, ragazzi, la nonna di Kevin. Ci sarà Nivek che Kevin al contrario. Madonna mia. Raga, domani mezzogiorno esce lo short, godetevelo. Non so se mezzogiorno all'uno, non mi ricordo quando l'ho messo. Perché domani è sabato, quindi sì, dovrebbe essere verso quell'orario lì. Vulpix Reverse. Bulbasaur illustrazione. Signori, l'ultra premium della vita. L'ultra premium della vita. E dietro Weezing. Che spettacolo. Che bella questa carta, raga. Che bella, è bellissimo. Raga, è bellissimo questo Bulbasaur. È stupendo, è meraviglioso, è la fine del mondo. È troppo bello, guardalo. Livisaur è il mio preferito. Che carino che è. Troppo stupendo, raga. Così sì che... Ma assolutamente, Lisa. Così ne vale la pena. Ma assolutamente sì. È uno spettacolo. Cioè, raga, qui c'è, spendi 150 euro, ma già hai Bulbasaur che per ora mi pare sta sulla quindicina, ventina, ma forse anche 20-25 per ora. Poi c'è il Blasto che sta almeno a 50. Poi c'è il Mew che sta sulla ventina. E già, fai insomma, già siamo a 90 solo con tre carte. E poi siamo a 100. E siamo a 100, fai anche 10 che per ora le full art magari pure a 10 se le tirano. Mew non lo so. Raga, ci siamo, siamo molto vicini al costo dell'ultra premium. Siamo veramente vicinissimi. Se qua esce un altro pull grosso, questa è una delle poche ultra premium che finisce in positivo. Ed è uno spettacolo. Poliwag, Ponyta, Pikachu, Darkrai, Haunter, Hitmonlee, Goldie Reverse, Execute Reverse e Mewtwo Holo. Ragazzi, abbiamo ancora tre pacchetti per sognare. Tre pacchetti per sperare. Visto che l'hai pullata, te vale soldi infiniti. Ma che cos'era che mi vale soldi infiniti? Mi sono perso per strada. Dai, quanto... Ci hai messo a trovare chissà altre arte... Bamboy, subito l'abbiamo trovata quella, subito. Veramente qualche box. Vabbè, allora, Evoluzione a Paldea ho preso 6 box. Perché all'epoca con Federic l'abbiamo fatta grande. Proprio per inaugurare la collaborazione 6 box. Uno spettacolo. Cioè, troppo bello. Fare una live con 6 box e chiuderti tutte le 7 regular complete, comprese le reverse, e un sacco di fuoriserie, è proprio bello, raga. È proprio bello. Dai, 3 pacchetti, dai, speriamo. Raga, io sono convinto che c'è ancora qualcosa. Ne sono fermamente convinto, perché Mark e Michael sono messi così. Sono messi con le mani in alto. Che lo sanno, lo sentono che c'è qualcosa, lo sanno. Charmeleon, signori! Charmeleon, andiamo! Mamma mia, che ultra premium! Raga, ultra premium si è pagata, è definitivo, raga, è definitivo. Questa ultra premium si è pagata. Quest'ultra premium si è pagata. Che spettacolo. Che spettacolo, raga. Che spettacolo. Bellissima ultra premium. Bellissima ultra premium. Questa ultra premium ti ripaga in quella che ha aperto nel video. In pratica sì, cioè, avessi aperto un ultra premium così sarebbe stata la fine del mondo. Andiamo a mettere qua. Aspetta, qual era il pacchetto che ho messo da parte per aprire per ultimo? Non mi ricordo più. Boh, forse era questo. Quello sotto, vero? Ma che PC è? Ma te, solo tu potevi realizzare una cosa del genere, io t'ho detto. Io infatti ho detto fai tu, che già lo sapevo. Solo tu potevi fare una cosa del genere. Poliwhirl, Kakuna, Poliwag, Ponyta, Hypno, Poliwrath. Ragazzi, e se c'è il God Pack, esplodiamo. Zubatraverse. Ditto. Grazie, Matte! Per i 3,49, grazie di cuore. Omastar Holo. L'unica Holo che non mi era uscita. Raga, ultimo pack che ho messo da parte, perché secondo me è quello bello ciotto. Allora, andiamo a mettere assolutamente Charmeleon in sleeve. Non sia mai che si rovina, non sia mai. Ok, allora, raga, facciamo un cioè, guardate che ultra premium meravigliosa. Cioè, raga, se tutte le ultra premium fossero così, a parte che le carte non valevano niente, invece valgono tanto. E questo non lo sottovalutate. Quindi, se siete così fortunati, no, ma raga, ma è uno spettacolo, raga. Abbiamo 2 regular EX che sono qua.
abbiamo tre full art, cioè due stelle bianche, che sono qua. Poi abbiamo tre carte illustrazione, tra cui uno starter e un altro starter, vabbè, diciamo evoluto, Charmeleon. Vabbè, Mister Mime non fa testo, poi lo bruciamo. E una tre stelle gialle. Grazie ancora, Matte, per i 3,49. Veramente mio padre. E poi Blastoise. Cioè, raga, abbiamo ogni singola rarità. Cioè, guardate che ultra primo è. Guarda un ventaglio, Non scherzo, perché se mi cadono mi dispiace. Però, cioè, per farvi capire, un ventaglio, È un ventaglio. Uno spettacolo. 2, 4, 6, 8, 10 pull. 10 pull. Te l'ho detto, io solito mettere il pacchetto da parte un dimenticale e ti sto trasferendo il potere degli dèi. Ah, tutto sto tempo che me l'hai messo da parte mi stavi trasferendo il potere degli dèi. Ho capito. Allora, siccome ragazzi, questo è l'ultimo pacchetto, quindi, prima che finisca la live, se non l'avete ancora fatto, vi raccomando, mi piace. Per supportarmi è fondamentale, raga. Il mi piace è davvero fondamentale per voi, è così, tic. Per me è... Pum! Mi sparate sulla luna, quindi grazie. E l'iscrizione, se non l'avete fatto. E poi, se vi interessa essere avvisati quando pubblico un contenuto, che sto divertendo i miei contenuti, dai, come fa a non interessarti? Porca miseria. Attivi la campanellina. E dicevo, qui dobbiamo fare il trick. Perché è l'ultimo pacchetto. Al secondo pacchetto coperto nella mia vita, Origine perduta e Giratina via Astrogold. Ma cioè, Luca, tu sei qualcosa di incredibile. Vuoi diventare tipo... Ok, vedete adesso che succede? Che adesso è troppo luminoso perché devo andare a modificare, ok, quell'impostazione di là. Per questo è importante che uno streamer abbia la sua regia, perché queste cose le fanno in regia. Invece io mi alzo, mi abbasso. Tutto homemade qui, ragazzi. Rimaniamo umili nel cuore umili. Vi abbraccio tutti e baci con la lingua. A Luca Co. Ragazzi, grazie di cuore, ragazzi, davvero. Grazie di cuore per i 20 euro, davvero. Un bacio enorme a Mark e Michael, ma a prescindere dalla donazione. Un super supporto pesca in un grandissimo pool da Mark e Michael. Palo de corazón. Palo de corazón, grazie, raga. Grazie davvero tanto. Clefable. Tentacruel, ragazzi, questo è God Pack. Salto sul microfono. Non so come si fa, ma lo imparo stasera. Hitmonlee. Ok, non è God Pack. Facciamo una cosa. Invertiamo. Perché la voglio proprio ultima. La voglio ultima. Ditto. E l'ultima è... Raga, vi dico una cosa. Prima ho sentito un ruvido. Quando praticamente ho fatto questa operazione, ho sentito un ruvido. Sto Charizard. Raga, questo è il Charizard, raga. Se questa live deve finire, cioè, a prescindere finisce con i fiocchi, ma se questa live deve finire col botto, qua c'è Charizard. 3 2 1 Ma come ho sentito il ruvido? Ma non ho sentito il ruvido, ma avevo sentito. Signori, finisce così, si conclude così la live con una ultra premium con una ultra premium spettacolare. 16 pacchetti, bellissima. 10 pull. Bellissima, bellissimo ultra premium, ragazzi. Bellissima. Scrivete in chat che vi saluto volentieri. Ciao Giovanni, entra su Discord, facciamo due chiacchiere. Entra su Discord, punto esclamativo Discord, dentro. E ciao a tutti, raga, davvero. Grazie mille Pokeboss, Laura Gianfriddo, sbustami tutto. Berry, ma perché non sei entrato su Discord? Boh. Jacopo Timpani, Fabrizio, Mimmarinella, Loren, un bacione grande. Ciao Stefano Maccarone, Mattiz, Teodor Toma, JB Gamer, Keterp Super, ciao sei il migliore, ciao Keterp, grazie mille, ciao Mister Electric, grazie ancora ragazzi, grazie a tutti, a Mister Electric, a tutti quelli che si sono abbonati, a Matteo, a Pippo per le donazioni, veramente a tutti, a chi ha lasciato mi piace, a chi ha commentato, a chi ha scritto, a tutti davvero, grazie ragazzi, stiamo costruendo qualcosa di meraviglioso, e la mia presenza a Lucca Comics... Nella prova. Vi voglio bene, raga. Buonanotte a tutti. Un bacione. Ciao. Stefano, vuoi salutare tu? Ciao Alvarez. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Allora, ferma qua.
Dov'è qua ferma trasmissione? Ho terminato la diretta, cosa devo fare? Madonna, mi ha già dimenticato. Forse te.